Ok, eccoci qua. Ok, ci siamo. Vedo che state entrando tutti. Perfetto. Eccovi qua. Ottimo, ottimo, ottimo. Ciao a tutti intanto, man mano che entrate, vi saluto e cerco anche Gianluca. Vediamo, eccolo qua. Perfetto, eccoci qua. Allora, vedo che state entrando pian piano, si stanno collegando tutti. Ho attivato Gianluca che adesso ha la possibilità di attivare audio e microfono. Intanto ditemi se mi sentite e sto configurando tutto. Adesso è la prima volta che usiamo Zoom con così tante persone. Gianlu, tu mi senti? Tutto a posto? Sì. Perfetto, ottimo. Di qua. Eccolo qua, grandissimo. Sì, vedo che mi stanno anche scrivendo in chat, perfetto. Ciao Fabio, vedo che ci sei, perfetto. Ciao Luciano, ciao Simone, audio perfetto. Sì, vi sento. Ciao Maurizio, ottimo, ottimo. Sì, ci sono, vedo anche Adriana, perfetto. Ciao Adriana. Bene, bene. Allora, vedo che state entrando pian piano. Vediamo se c'è anche, sì, c'è anche l'avvocato Ramello in silenzio, in modalità silenziosa, nascosto. So che sta ascoltando perché era curioso di questo webinar. Poi se Massimo vuoi la parola per qualche motivo, me la chiedi e ti introduco tranquillamente, senza problemi. Quindi, ok, aspettiamo ancora 5 minuti perché appunto, come vi dicevo, abbiamo cambiato piattaforma e so che qualcuno ha avuto qualche problema ad accedere e c'era il link di iscrizione, qualcuno è arrivato, qualcuno no, qualcuno non si era iscritto, l'ho iscritto io, allora, eccola qua, Marisa, la vedo, perfetto, ciao Marisa, sei arrivato. Ok, perfetto, perfetto. Aspettate. Esatto. Perfetto, perfetto. Vedo Marisa che ha alzato la mano. Ciao Marisa, sono riuscito a iscriverla al volo. Sì, allora mi chiedono se il video dei partecipanti è disabilitato. Credo proprio di sì, perché è in modalità webinar, quindi non in modalità meeting. Perciò l'unica cosa che posso fare è come quella di Gianluca, che appunto è entrato come spettatore, poi l'ho passato a membro e lo diciamo adesso può parlare e attivarsi anche lui. Come dicevo, aspettiamo proprio 5 minuti, intanto la registrazione è già partita, ma aspettiamo giusto 5 minuti visto che è cambiata la piattaforma, qualcuno ha avuto qualche piccolo problema a collegarsi, ma poi partiamo a raffica, promesso. Vedo che si stanno ancora connettendo persone a manetta, anche questa volta eravate 170 iscritti, quasi 166 iscritti. Quindi aspettiamo un attimino, 5 minuti e poi iniziamo. Come al solito vedo. Ah, ciao Laura, c'è anche Laura. Ciao Laura, ci siamo sentiti ieri io te. Ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. Ciao Elisa, è arrivata anche Elisa, perfetto. Vedo che state già utilizzando la chat, quindi non vi devo neanche spiegare nulla perché vedo che tutti. Infatti, stamattina mi sono fatto i capelli. Giusto. Cosa che spara così? Vabbè, comunque vedo che state già usando la chat, perfetto, quindi Gianluca presidierà quella e io poi farò la parte di intervento. Inizialmente vi devo spiegare un po' di cose, all'inizio andremo via molto, molto velocemente, ok? Andremo via molto velocemente perché le prime due azioni, linee d'azione, sono abbastanza semplici. La terza, quella sui test di usabilità, ci porterà via, secondo me, tranquillamente la seconda metà della mattina, perché è un pochino più complessa. Ok? Allora, sì, Piera, atteggiamo, mentre Marisa, il microfono è disabilitato, quindi nessuno di voi può parlare perché non è un meeting, perché, ripeto, siamo in questo momento siamo a 80 persone partecipanti, quindi figuratevi se lascio webcam e microfoni tutti aperti diventa un casino, però come vi dicevo nessun problema, voi avete bisogno scrivere in chat, se poi c'è bisogno di fare una chiacchierata vi posso abilitare io il microfono e possiamo parlare senza problemi, ok? Quindi senza alcun problema. Carla, se la registrazione sarà disponibile? Sì, Carla, la registrazione sarà disponibile, sto già registrando e verrà messa sul sito come le altre registrazioni, quindi appena finisce il webinar convertiamo il video, Gianluca prepara la pagina, stasera, domani mattina al massimo vi arrivano le slide e la registrazione.
No, Pier, oggi non si parlerà di dichiarazioni di accessibilità e di come formulare la domanda. No, oggi parleremo di Web Analytics Italia, parleremo dei test di usabilità e parleremo delle linee di design per i siti web, ma non tanto del concetto delle linee guida di design, ma di questi tre form, di questi due form più il Web Analytics Italia che vanno compilate. Sarà lo stesso accesso della dichiarazione di accessibilità, ma per compilare altri form, ok? Se hai bisogno invece il webinar per la dichiarazione di accessibilità, Gianlu, tu la vedi la chat? Sì, adesso glielo Riesci, condivido. esatto, riesci a girare a Piera il link del webinar? Sì, te lo giro adesso Gianluca, ti giriamo il webinar che avevamo già fatto su questo, assolutamente, l'abbiamo già fatto precedentemente. Va bene, aspettiamo ancora 2 minuti, giusto perché vedo che c'è ancora qualcuno che sta entrando in questo momento. Perfetto. Ok, anche a me serve il link per il webinar su accessibilità, anche Ilaria, ok, ve lo mandiamo tranquillamente, quindi nel caso comunque ve lo metterò anche quando manderò il video con le slide di oggi, quindi nessun problema, ve lo manderò a tutti comunque. Oggi location diversa, sono nel vecchio ufficio di Gianluca. E Gianluca a casa sua, è incredibile questa cosa. Mi hanno sfrattato dall'ufficio a vetri, quello fighissimo che avevamo in ufficio perché è diventato l'ufficio presidenziale dell'amministrazione, quindi adesso sono stato sfrattato. Va bene, direi che possiamo iniziare. Silenzio il cellulare e faccio partire la condivisione dello schermo. Ok, allora, perfetto, condivido lo schermo. Eccolo qua. Track. Ok, dovremmo esserci. Questo lo sposto e faccio partire la presentazione. Ok, Gianlu, mi confermi che si vede proprio la presentazione della mappa? Vediamo Sì. tutta la mappa, vero? Perfetto, ok. Benissimo. Ok, vedo che Emilia dice che ha problemi, è già attiva sul Web Analytics, ma abbiamo un problema e non riesco a farmi rispondere a nessuno di loro. Strano, perché in realtà nella mail che c'è sotto di Designers Italia sono abbastanza attivi. Quanto tempo fa hai scritto, Emilia? Perché di solito ci mettono comunque una decina di giorni per rispondere, però sono abbastanza attivi. Se no, se vuoi girarmi la problematica, vedo se riesco a fare qualcosa io. Anch'io sono un webmaster del sito, sono avida di imparare, ma aggiornate sulle opportunità. Certo, Carla, assolutamente, non ti preoccupare che facciamo una presentazione delle problematiche, ma anche di come possiamo risolvere e cosa facciamo noi eventualmente come servizio per aiutarvi su questo aspetto. Quindi, bando alle ciance, partiamo perché abbiamo parecchio, parecchio da dire. Allora, innanzitutto, eccoci qua, parleremo di queste tre linee d'azione che sono state sbloccate all'interno del piano triennale 2020, CT 2020-2022. Quindi fino a un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, 5 settimane fa, diciamo, queste tre linee d'azione erano in fase ancora di sblocco da parte di Agid, proprio perché avevano segnato che ad aprile sarebbero sbloccate, invece in realtà erano ancora ferme. Le hanno sbloccate, adesso andiamo a vederle un attimo. Si parla di Web Analytics Italia, ne avevamo già accennato tempo fa con Gianluca, di questo progetto, gli esiti dei test di usabilità e i modelli di design, ok? Quindi, partiamo da Web Analytics Italia. Eccolo qua. Nel piano triennale 2020-2022 è la linea d'azione capitolo 1 PALA01, quindi è la primissima linea d'azione del piano triennale, che identifica questo. Le PA finalizzano l'adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online. Questa era segnata come da settembre 2020. Il progetto di Web Analytics Italia in realtà era partito, era in fase beta, ok? 30 pubbliche amministrazioni si sono iscritte da settembre fino a marzo, appunto, per fare questi test. Poi hanno chiuso un attimo la fase beta, non si poteva più accedere. Infatti, Laura, che è collegata con noi, avevamo provato forse a Natale ad attivarci per fare anche noi dei test, ma era tutto bloccato perché stavano prendendo le informazioni. Adesso, come vi dicevo, l'hanno sbloccata ed è attivabile per tutti. Ovviamente ho già sbagliato con la mappa mentale, molto bene.
Allora, a cosa serve? Allora, Web Analytics Italia, che adesso segniamo come UI, aiuta le amministrazioni a comprendere il comportamento degli utenti online, con l'obiettivo di fornire ai cittadini siti e servizi via via più efficaci e inclusivi. Quindi è un sistema di analisi dei dati, di quello che succede durante la navigazione dei siti o dei servizi che mettete online per i cittadini, ok? Puoi monitorare gratuitamente le statistiche dei siti della tua PA. Quindi qualcuno mi ha fatto anche la domanda, ma io ho già ShinyStat piuttosto che altri sistemi. Benissimo, la differenza è che questo è un repository di dati che è stato sviluppato con un prodotto open source sistemato ovviamente da Designers Italia e tutte le informazioni, tutti i dati sono inseriti all'interno di server nazionali o comunque all'interno del cloud della PA, quindi che non escono dall'Unione Europea, non sono gestiti da server che sono fuori dall'Unione Europea e sono completamente GDPR compliant. Poi parleremo 2 minuti anche di questo perché essere GDPR compliant non significa che è già a posto. Chiaramente, se attivate il Web Analytics Italia, dovete confrontarvi poi col vostro DPO per far sistemare le informative che ci sono da mettere sul sito internet o sul sito di servizio online, perché ci sono 2 o 3 righe da aggiungere. Comunque, l'obiettivo è questo: monitorare gratuitamente, avere queste statistiche per i siti dei servizi della PA, ok? Puoi capire come migliorare la fruizione delle tue pagine web e dei tuoi servizi digitali. Questo perché? Perché analizzando quello che succede all'interno del sito, ma questo l'abbiamo già detto 1000 volte io e Gianluca, analizzando quello che fa il tuo utente all'interno del sito, ovviamente puoi migliorare l'approccio che hanno verso il sito, ok? Puoi avere la proprietà e il controllo completo dei dati e la piena aderenza al GDPR, come dicevo prima, proprio perché rispetto ad altri sistemi sta su dei server italiani o comunque in Unione Europea e quindi sono completamente GDPR compliant. Puoi beneficiare di strumenti ad hoc per pubblicare le statistiche dei siti monitorati. Anche questo è importante. L'articolo 7 del CADE diceva proprio che bisognava pubblicare le statistiche dei siti monitorati, quindi ci volevano dei widget, degli oggetti da mettere sul sito con quanti utenti sono in questo momento attivi sul sito, quali sono le pagine più visitate, eccetera, eccetera. Questo lo si può fare adesso prendendo questi widget, questi oggetti che sono all'interno di Web Analytics Italia, ognuno di questi oggetti ha un codice e si può inserire all'interno del proprio sito internet. Ok? Fatto molto bene. Quindi puoi beneficiare di questi strumenti per pubblicare le statistiche dei siti monitorati e per condividere i dati con i decisori interni. Proprio per questo vi dicevo che appunto si guardano queste statistiche, si condividono all'interno o anche all'esterno con l'azienda che vi gestisce il sito internet e si migliora l'approccio del sito. Ok? Giusto per chiarire, l'articolo 7 del CAD è il diritto ai servizi online semplici e integrati, quindi chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui l'articolo 2,2 in forma digitale e in modo integrato tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui è l'articolo 64 bis anche attraverso i dispositivi mobili. Ok? Quindi questo è l'articolo 7 del CAD. Perché devo fare subito l'iscrizione a Web Analytics Italia? Perché non devo aspettare? Vabbè, innanzitutto è molto semplice, molto semplicemente ci vogliono dei mesi prima di avere dei dati utilizzabili. Quindi prima inizi, prima potrai usarli, perché chiaramente immaginate che dal momento in cui lo abilitate, lui comincia a raccogliere informazioni sulla navigazione, quindi non può avere dati pregressi rispetto a quando lo attivate. Perciò prima attivate questa cosa, prima possiamo poi lavorare sui dati, perché chiaramente non va indietro a recuperare quelle informazioni. Seconda cosa per cui lo devi usare, che non ho scritto, è talmente semplice l'attivazione che ci vogliono veramente 5 minuti ed è stupido rimandarlo. È una di quelle cose che è gratuito, è fatto molto bene, è un sistema che servirà, tra l'altro, ad Agid per verificare cosa fanno gli utenti sui siti internet della pubblica amministrazione ed emanare delle no nuove linee guida per aiutare il comune, quindi gli enti e le imprese a migliorare i propri servizi. Direi che non ha senso aspettare, ok? Ci vogliono veramente 5 minuti. Adesso vi farò vedere anche esattamente come. Come partecipare? Vi ho scritto come ne partecipare perché probabilmente ero preda di un raptus di scrittura. Allora, introduzione, vediamo un attimo. Per aderire a Web Analytics Italia e attivare le statistiche di uno o più siti di una PA è necessario che un referente di un'amministrazione presente su indice PA avvii la procedura di registrazione del sito istituzionale accedendo alla piattaforma tramite un'identità SPID. È molto più difficile leggere questa frase che non farlo fisicamente. Si va sul sito di Web Analytics Italia, c'è l'icona Entra con SPID. Si entra con SPID, deve essere un referente, come vedete qui, l'unica parte diciamo più burocratica è questa.
un referente di un'amministrazione presente su indice PA avvii la procedura. Ora, in questo caso, per gli utenti, ce ne sono diversi collegati dei miei utenti che seguo nel progetto di affiancamento al responsabile della transizione digitale. Nelle scorse settimane, nelle scorse 2 settimane, ho fatto io questa operazione, quindi mi sono collegato con il mio SPID e ho registrato tutte le amministrazioni. Questo cosa significa? Che non è che io sono il proprietario di quella struttura, ho lasciato chiaramente i dati di ogni singola pubblica amministrazione, in quel caso del responsabile della transizione digitale, ho inserito solamente la mia mail come contatto tecnico, in modo tale che i vari codici sono arrivati a me e ho fatto quel piccolo lavoro di supporto che è stato parecchio apprezzato, perché mi avete scritto in tanti, di recuperare io il codice e lo script, mandarvi io direttamente quello che c'era da fare, semplicemente senza lasciar fare a voi tutto. Quindi questo è un po' il vantaggio di avere un affiancamento proattivo e non solo di gente che vi parla e vi spiega cosa fare e basta. Chiaramente per chi non ha il... come in questo caso tanti di voi non hanno il progetto di affiancamento, ne possiamo parlare o comunque posso dare supporto anche direttamente per questa attività, anche se, vi ripeto, avere un affiancamento per tutto il piano triennale, visto che le varie linee d'azione si susseguono e si bloccano continuamente, è ovvio che è più interessante avere un percorso completo, ok? Non ci sono particolari indicazioni sul referente, ma è bene sapere che il responsabile per la transizione digitale RTD sarà tenuto informato rispetto alla registrazione della propria PA e l'aggiunta dei siti web. Infatti, arriva proprio un messaggio, una mail, direttamente alla mail registrata su indice PA come responsabile della transizione digitale, dicendo che qualcuno ha attivato chiaramente il Web Analytics Italia, perché, come vi dicevo, questa è un'attività che deve essere fatta dal responsabile della transizione digitale, ok? Di cosa ho bisogno per iniziare? Madonna, ho fatto un sacco di errori di battitura in questa mappa mentale. Di cosa ho bisogno per iniziare? Credenziali SPID, chiaramente, e accesso completo al sito o al suo codice sorgente. Quindi, in questo caso, vi ho messo un'aggiunta, se il sito è gestito da una società esterna, sarà sufficiente mandar loro il codice, che verrà chiamato script, che ti arriverà via mail. Quindi non è che se tu non hai l'accesso completo al sito non lo puoi fare, o al codice sorgente del sito non lo puoi fare. Tantissimi di voi non sanno neanche di cosa sto parlando, non hanno l'accesso al portale del sito se non per caricare 2 notizie. In questo caso nessun problema, se avete una società che vi segue, quello che vi arriva via mail, che dopo vediamo, lo mandate a loro con 2 righe di spiegazione del perché sta succedendo e semplicemente ve lo attivano. Qualcuno di voi collegato l'ha già fatto con il proprio gestore del sito, è una banalità infinita, dopo 2 ore, una giornata neanche, vi rispondo che hanno attivato tutto. Quali sono i passi da seguire? Allora, andare sul sito Web Analytics Italia, che è questo. Adesso magari Gianluca ve lo manda come link, perché qui ovviamente poi non è cliccabile, quindi ve lo manda tutti come link, così potete dare un'occhiata anche a come è fatto il sito. Comunque si va su questo sito, webanalytics.italia.it, che è il progetto. Si accede con SPID, ok? Poi va caricato il sito istituzionale. In che modo? Ovviamente dopo l'autenticazione, il primo sito web che devi inserire è quello istituzionale, perché attenzione, noi adesso abbiamo caricato i siti istituzionali, per dire ai miei ragazzi con chi seguo, quindi ai clienti che sto seguendo, abbiamo caricato il sito web istituzionale. Poi durante l'anno, con gli altri progetti, qualsiasi portale web che fa servizi al cittadino o all'impresa andrà censito all'interno, andrà caricata questo codice, in modo tale da monitorare anche l'utilizzo di quel pannello, ok? Quindi per adesso, come vi dice qua, il primo sito web che devi inserire è quello istituzionale, cioè quello indicato su indice PA. In un secondo momento, solo in un secondo momento, possiamo aggiungere anche gli altri, ok? Quindi nella seconda metà dell'anno andremo a caricare, a censire con i miei clienti del progetto di affiancamento anche quali sono tutti i portali di servizio esterni, presentazione di stanze online, i portali di pago PA, eccetera, eccetera, eccetera. Andremo a caricare lì. Quindi ad ognuno di loro, di questi fornitori che ci seguono, se sono esterni, andrà mandato un codice diverso per monitorare. Per i siti istituzionali il sistema autocompilerà alcuni dei campi richiesti in base alle informazioni presenti su indice PA. Se i dati non sono corretti dovrai prima provvedere a rettificarli. Confermo, nel senso che un paio di comuni non avevano ancora nominato il responsabile per la transizione digitale e mancavano le informazioni appunto del nome, cognome, referente, eccetera, eccetera. Questo è un problema perché diciamo che non è bloccante per quanto riguarda la registrazione del sito per avere il codice, ma chiaramente viene segnalato come mancante quell'informazione, quindi in tempi brevi, comunque vi ripeto, siamo a
28 aprile 2021, è un problema grave non aver ancora nominato responsabile della transizione digitale e averlo pubblicato sull'indice PA, ok? Quindi mi raccomando, già questo è un campanello d'allarme, perché poi non potete fare tutti gli altri step che vedremo oggi, quindi accedere a forme di AGID e compilare le informazioni, perché lì è tassativamente richiesta la pubblicazione del responsabile della transizione digitale sull'indice PA, ok? Ecco qua, questa è la maschera, vi ho fatto qualche screenshot giusto per vedere, così non aprivo direttamente il sito, rimanevamo all'interno della mappa. Comunque, si può cercare la pubblica amministrazione sia per codice, ok, codice catastale, sia per nome, quindi comune ID, compare la lista, seleziono. Questi campi in grigio, quindi URL, sito istituzionale, responsabile ufficio per la transizione digitale e indirizzo email responsabile per la transizione al digitale, sono campi che non possono essere compilati a mano perché vengono riportati direttamente dall'indice PA. Per quello vi dicevo che se non trova queste informazioni, se manca l'URL del sito istituzionale su indice PA non si può andare avanti. Se manca il responsabile e l'indirizzo email del responsabile, fa andare avanti grazie a quest'ultimo campo, il tuo indirizzo email di lavoro, dove manda lì tutte le informazioni, ok? Qui mi dice Emilia che l'URL dicono che lo prendono da IPA, ma se tu li aggiorni loro non lo fanno. No, allora, in realtà l'indice PA è un po'... Adesso non so se con l'ultimo aggiornamento, perché hanno rilasciato un nuovo portale proprio un paio di settimane fa, non so se però lo script è cambiato, ci vogliono 24 ore prima che sia aggiornato l'indice PA e non ho ancora capito il web service che legge queste informazioni di indice PA, sia qui sia su forma AGID, dove va a pescare quelle informazioni, se su un repository diverso, quindi su un database diverso da quello ricopiato. Quindi è un po' strano, è un po' strano in effetti. So che c'è collegato anche Carlo, ho visto, quindi Carlo, ho fatto degli screenshot di immagini, ma spero di essere riuscito a farti capire com'è la maschera. Quindi è una maschera semplice dove ci sono una serie di indicazioni, vado a scegliere l'ente, mi riporta i dati, confermo che i dati sono corretti e il sito viene aggiunto, ok? Ovviamente si è impallata ancora la mappa mentale, oggi mi sta... Scusate, mi sta... La tecnologia non mi sta aiutando. Ok, eccoci qua. Questo non c'entra niente. Perfetto. Scusate ragazzi, si è impallata la mappa mentale. È la prima volta che si impalla la mappa mentale, incredibile. Quindi portate pazienza. Ok, credenziali speed, passi da seguire l'abbiamo visto. Eccoci qua. Ok. Quindi una volta fatto questo, aggiunto il sito web, l'ho aggiunto, prelevo il codice di tracciamento. Come faccio a prelevare il codice di tracciamento? Web Analytics Italia invia una mail a quell'indirizzo che abbiamo inserito, un codice relativo al sito web. Il codice consente al sistema di tracciare le visite e numerosi altri dati relativi al comportamento dei visitatori sul tuo sito. Quindi arriva proprio una mail con indicato una serie di informazioni, cosa devi fare, eccetera, e un pezzo che si chiama script proprio, che è un codice che va inserito all'interno del sito web istituzionale. Okay? Questo qua, adesso vi ho fatto vedere un esempio, nella mail ci sono una serie di informazioni e in più questo pezzettino qua, dove inizia script e dove finisce lo script. Okay? Quindi questo è quello che va passato al vostro gestore di sito web, per intenderci, e lui saprà dove metterlo, chiaramente. Quindi inserire il codice nel sito, quindi va inserito. Se non sei tu a gestire direttamente il sito, affido questo compito a un amministratore, a uno sviluppatore, al tuo fornitore. Quindi se non sapete appunto dove mettere questo, lo passate a chi vi gestisce il sito e lui sa dove metterlo. Okay? Se hai bisogno di aiuto per portare a termine questo passo, oppure stai già usando Matomo, puoi consultare le guida UI. Questo perché Matomo è il nome di questo componente open source che hanno usato i Designers Italia. Sul sito di Web Analytics c'è proprio un punto in cui ci sono le FAQ e la guida dove c'è esattamente scritto come caricare questo script. Comunque Gianluca, che l'ha fatto per qualche decina di nostri clienti, sa benissimo che è una cosa abbastanza banale, che chi gestisce i siti internet lo fa regolarmente per altri tipi di plugin, eccetera, eccetera. Ok? Il sistema verifica il tracciamento. Devi dire qualcosa, Gianlu?
visto che ti sei avvicinato con fare sospettoso. No, stavo leggendo la domanda in chat di Carla che diceva: adopero website 5, potrò fare tutto questo? Sinceramente non lo conosco, probabilmente sì. Adesso verifico e ti dico. Bravo, dammi un'occhiata nel frattempo. Allora, sicuramente sì, Carla, considera che credo che Website 5 sia un sistema tipo CMS molto, molto semplice da usare. Tutti i siti web comunque hanno come dire, un back office, anche se a volte non lo vedete voi perché lo gestisce il vostro fornitore. Quindi se tu non vedi e non sai, non hai un posto dove inserire queste informazioni, basta che apri un ticket o lo mandi comunque a chi ti gestisce, in questo caso l'hosting, il dominio o il sito web, e sicuramente loro sanno dove inserirlo, ok? Quindi non ti preoccupare. Poi Web Analytics Italia si occupa di verificare che il codice di tracciamento che ha inserito sul sito invii correttamente i dati statistici relativi al comportamento dei visitatori. Una volta che è caricato questa informazione, di solito si deve tornare su Web Analytics, fare una verifica, c'è cioè una rotellina che va a leggere lo script. Se lo trova, chiude, verifica e parte il conteggio. Da quell'istante immediato parte il controllo dei dati. Solo a seguito della verifica sarai abilitato a gestire ovviamente Web Analytics Italia sul tuo sito. Ok? Quindi, come vedere gli analytics in questo caso, che è diciamo l'ultimo pezzo? Quindi, una volta che ho fatto l'iscrizione, quindi ho fatto l'accesso con Speed, ho registrato il mio sito internet, mi è arrivata la mail con lo script, ho mandato lo script o ho caricato lo script sul sito o l'ho mandato al fornitore, ho verificato sul Web Analytics nella rotellina che sia collegato, ok? A questo punto vedo il pannello da dashboard degli Analytics. Il sito risulterà attivo e potrai iniziare a vedere i dati cliccando sull'icona appunto della dashboard. È semplicissimo, è fatto molto bene il sito, quindi non avrete difficoltà una volta entrati, ve lo posso assicurare. Tieni presente che mentre alcuni indicatori restituiranno immediatamente dei dati, certo, quindi log dei visitatori in tempo reale è immediato, perché quindi vi dice in questo momento ci sono due visitatori, cinque visitatori, eccetera, altri dati sarà necessaria qualche giornata per avere il tracciamento di dati significativi. Questo per avere i primi dati ci vorrà qualche giorno, per poterli utilizzare realmente, come vi dicevo, ci vorrà qualche mese, perché chiaramente non possiamo fare della strategia sul sito web analizzando i dati di una settimana, ok? Per quello che ci vogliono mesi, se partite adesso, con 6 mesi di lavoro, 5 mesi, 3 mesi, almeno 3 mesi, riusciamo comunque ad avere un'idea, anche se l'ideale sarebbe avere un anno di statistiche ed analizzare un anno intero di statistiche del sito web e poi ciclicamente andare ad analizzarlo ogni mese, ogni trimestre, ogni quattrimestre, in base anche al volume di traffico che avete sul vostro sito, che molto spesso non conoscete. Date per scontato che magari il sito non lo veda nessuno o che lo vedano in tanti. Abbiamo avuto esperienze diverse con Gianluca, comuni che pensavano che non servisse, cioè che non ci fossero utenti sul sito, invece anche comuni molto piccoli da 1.000 abitanti avevano un traffico parecchio importante, ok? Viceversa, avevamo comuni molto grandi che avevano un traffico molto piccolo, quindi non è indicativo il numero degli abitanti, dipende che tipo di cittadino avete all'interno della vostra pubblica amministrazione. Ora, la cosa più importante, che non è segnata, questo, ecco, quello che vi ho fatto vedere fino adesso è tutto indicato comunque in modo molto semplice anche sul sito di Web Analytics, quindi tutti i passaggi di come si fa, eccetera, eccetera. Quello che non è indicato lì, che secondo me è la cosa più importante, è: ma adesso che ho questi dati, che diavolo ci faccio con queste informazioni? Perché il problema è sì, ok, diciamo, ho temperato la mia linea d'azione, ho fatto questa cosa, mi sono attivato su Web Analytics Italia, ma il problema è: ma poi cosa ci faccio con tutte queste informazioni fra 3, 4, 6 mesi? Ok? Quello che dico io è questo, un bel progetto Stargate. Che cos'è, che diavolo è un progetto Stargate? In questo caso adesso Gianluca vi manderà anche questo link di questo webinar che avevamo fatto l'anno scorso. Cos'è il progetto Stargate? Questo ce lo siamo inventati io e Gianluca. È proprio questo che stiamo dicendo adesso, quindi l'analisi dei dati del sito web, dei siti web, che sia sito web istituzionale o servizio al cittadino, per migliorare appunto l'usabilità e l'accessibilità del sito, ok? Quindi è l'analisi dei dati per poter andare a migliorare l'esperienza d'uso dell'utente sul sito internet, ok? Quindi cos'è
Stargate, perché l'abbiamo chiamato così, molto semplicemente, così come gli Stargate di Heimerich, quindi il film del 94, permettevano di collegare in maniera quasi istantanea due punti distanti tra di loro anni luce, il sito web della pubblica amministrazione deve consentire ai cittadini di accedere alle informazioni in modo semplice e veloce, indipendentemente dal luogo in cui si trovino. Quindi il progetto abbiamo chiamato così perché, vabbè, sono un po' un appassionato, a me piaceva come film, quindi la mia idea era questa: il cittadino entra sul sito internet ed è un portale di collegamento con altri 1.000 servizi diversi, e il pagamento di PagoPA, e la presentazione delle istanze, l'iscrizione per la scuola. Molto spesso i comuni piccoli come i vostri hanno diversi portali esterni. È comunque importante sapere che il sito web, siccome è il punto di arrivo principale di questi servizi, deve essere gestito nella maniera migliore possibile. Okay? Quindi per questo abbiamo immesso all'interno del progetto di affiancamento anche questo tipo di servizio, quindi quello di analizzare i dati. Questo è il link al webinar che adesso Gianluca vi ha già girato, o vi sta per girare comunque. Ne avevamo parlato l'anno scorso, avevamo fatto un webinar di 2 ore di come era importante analizzare questi dati. Considerate che l'anno scorso, in questo periodo, prima era in questo periodo perché eravamo in quarantena, era appena iniziata la quarantena da poco, non era ancora attivo il servizio di Web Analytics Italia, quindi noi sfruttavamo Google Analytics, che comunque era uno strumento praticamente identico a Web Analytics Italia, solo che con un repository di dati, ovviamente su server di Google. Adesso questo Web Analytics è identico, semplicemente i dati sono sull'Unione Europea, quindi ci dà lo stesso la possibilità di fare le stesse cose di cui abbiamo parlato in questo webinar, però con maggiore sicurezza delle informazioni che trattiamo. Ok? Ora, ci sono domande relativamente a Web Analytics Italia prima di passare alla gestione dei modelli di design? Così eventualmente chiudiamo questa tematica e passiamo alla successiva, che comunque è molto 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 breve. Ok, questa è molto molto veloce, però non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, dire qualcosa relativamente a Web Analytics Italia, o non ha capito l'importanza, diciamo, dell'analisi dei dati. Ecco, se magari voglio spendere, Gianluca, vuoi spendere proprio 2 minuti sul discorso dell'analisi dei dati, se hai voglia, sul progetto Stargate, di come lo stiamo gestendo in qualche pubblica amministrazione, cosa abbiamo fatto, te ne sarei grato. Ah, sì, diciamo che, come hai già detto anche te, nel senso è importante poter accedere a questi dati, è importante guardarli ogni tanto, no? Perché poi sappiamo benissimo che a questo tipo di attività non si dedica mai tempo o abbastanza tempo. Infatti non so se tra di voi quanti, se c'è qualcuno che periodicamente guarda i dati relativi agli accessi al proprio sito web. C'è qualcuno tra di voi che fa questo tipo di attività anche solo una volta all'anno? Una volta, ok, Adriana, ogni quanto fai? Ok, bravissima. Ogni quanto guardi i dati periodicamente? Sì, ok, vedo che sta rispondendo. Ok, degli altri, dato che ci sono 90 persone collegate, a parte Adriana, accesso al sito web ogni trimestre, una volta in... Beh, ok, bene, ok. Ok, quindi diciamo sia Adriana che anche Anna Maria ha risposto che fa questo tipo di attività, ok, qualcuno praticamente mai. Diciamo che è molto importante perché se no non avete la possibilità di rendervi conto di quello che succede online. Allora, arriva settimanalmente il report dei contatori. Ok, diciamo che non è solo, diciamo, non è che bisogna guardare solo il report dei contatori, bisogna capire anche che cosa fanno gli utenti sul sito, come si muovono, quali sono le pagine che visitano, in che ordine, quanto tempo ad esempio durano le sessioni, piuttosto che da dove accedono, se accedono da desktop o da mobile. Anche, vabbè, questo dato diciamo che credo che per quasi tutte le amministrazioni, a parte forse ancora qualche piccolo comune che anche noi gestiamo, che vediamo che gli accessi al sito sono ancora, diciamo, quasi 50-50 sia da desktop che da mobile, per molte pubbliche amministrazioni gli accessi da mobile arrivano già al 70-80%.
E poi cosa vediamo di contro? Che la velocità del sito web non è ottimizzata, no? Quindi ho più visite da mobile, però il sito è lento. Quindi già anche solo avere questo dato comunque mi consente di comunque farmi un'idea, no? Comunque capire cioè, dove andare magari a migliorare il sito web, perché appunto se mi rendo conto che ho più visite da mobile e il sito lento è un problema, perché le persone potrebbero arrivare sul sito, potrebbero avere difficoltà comunque a trovare i contenuti in tempi, diciamo, in tempi brevi, in tempi ottimali. Quindi già questo è un primo dato che vi consiglio di andare a guardare. Ma è solo il primo, perché poi ovviamente Google Analytics o anche Analytics Italia comunque vi danno i dati relativamente a tutto quello che succede, che appunto sono importanti da guardare per fare un sacco di ragionamenti. Sì, assolutamente d'accordo. Bene, ho visto che qualcuno appunto ci ha risposto, quindi direi che qualsiasi cosa poi avete sempre le nostre email, tranquillamente scriveteci oppure come ho mandato a Carla, quando ci sono tantissime domande o c'è un sacco di cose di cui parlare, è meglio, ancora meglio prenotare 30 minuti con me, ci facciamo una chiacchierata e fughiamo i dubbi principali, quindi senza alcun problema. Ok, secondo pezzo di oggi, e poi ci beviamo un caffè tra un quarto d'ora e poi affrontiamo la tematica più grossa, è il modello di design per i siti web. Una linea d'azione abbastanza semplice di per sé, però vorrei spendere 2 minuti anche con Gianluca anche su questo, perché abbiamo avuto, venerdì abbiamo un appuntamento importante, ma poi vi spieghiamo cosa stiamo facendo anche su questo. Comunque, cos'è il modello di design per i siti web? Allora, lo scopo del progetto era quello di portare ai cittadini di ogni comune tutti i servizi secondo quanto previsto dalle più recenti linee guida di design per i servizi a pubblica amministrazione, rispettando quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale. Quindi è uniformare, ok, i siti web della pubblica amministrazione. Questo progetto non è iniziato adesso, chiaramente, perché tantissimi di voi hanno già il portale istituzionale con il modello di design di Agid che è uscito 2 o 3 anni fa, quindi tanti di voi sono già a posto con questo. Parto dallo scopo del progetto per farvi capire nella linea d'azione cosa va fatto esattamente. Esiste un modello, un kit, okay? Si trova su Designers Italia, quindi designers.italia.it, e raccoglie delle risorse sviluppate appositamente per realizzare il sito di un comune, con l'obiettivo di offrire un'esperienza d'uso efficace per il cittadino nel rispetto delle linee guida dei servizi di design della pubblica amministrazione. Di questo probabilmente voi l'unica cosa che sapete è che a un certo punto avete affidato a un fornitore esterno rifammi il sito secondo le nuove linee guida di design, oppure secondo la nuova veste grafica. Ecco, template o linee guida di design del modello del sito è la veste grafica del sito, quello che vede l'utente, e la struttura interna di alcuni componenti. Ok? Quindi tanti di voi sono già a posto rispetto a questa linea d'azione, ma c'è un passo in più da fare. Vabbè, qui è il kit, Designers Italia Kit Comuni. A voi non interesserà, ripeto, raramente qualcuno l'ha scaricato perché l'ha dato in esterna, ovviamente, a qualche fornitore esterno, ok? Probabilmente ha già installato questo fornitore lo stile grafico in linea con quanto richiesto da Agid. Quindi di per sé, da questo punto di vista, siamo a posto. Ma nel piano triennale ICT 2020-22, la linea d'azione capitolo 1 PALA 14 indica che le PA comunicano ad Agid tramite apposito forum online l'uso dei modelli per lo sviluppo di siti web per i propri siti istituzionali da aprile 2021 e in effetti a fine marzo si è abilitato. Che cos'è? Vi ricorderete, qualcuno di voi se lo ricorderà, su form.agid.it dove c'era la compilazione della dichiarazione di accessibilità, adesso vediamo se riesco a far vedere, che era questa che vi sto segnando in blu, ok, questa, quella di destra per intenderci, il modulo di destra, c'era solo questo, fino a 3 settimane fa c'era solo questo, io entravo in form Agid, mettevo i miei dati, accedevo con Speed e trovavo solo ed esclusivamente la dichiarazione di accessibilità, quella da fare, che è stata fatta a settembre 2020. Adesso si sono sbloccate, come vedete, queste due nuove linee d'azione. Quella che ho cerchiato in rosso, appunto, è l'adeguamento al sito di modelli di design. Ok? Quindi, come previsto dal punto capitolo 1 PALA 14 del piano triennale per l'informatica, le PA comunicano ad Agid all'apposito form l'uso dei modelli. L'apposito form è qui. Ok? Quindi è su
form.agis.gov.it insieme alla dichiarazione di accessibilità. Cos'è che va fatto? Molto, molto, molto semplicemente, quindi chiudiamo questo, molto semplice, ma porca vacca, incredibile, mi si è bloccata ancora la mappa mentale, ragazzi, oggi proprio mi deve fare incazzare, già sto nervoso, eccolo qua, chiedo scusa. E non ho capito perché mi è rimasta pure l'annotazione scritta. Ok, oggi finisce male. Oggi non ho ancora detto una parolaccia, ma sono sicuro che prima delle 12:30 parte qualcosa di grosso. Allora, eccoci qua. Come vi dicevo, l'accesso al modulo è all'interno di form.agis.gov.it. È ancora questo che mi deve fare incazzare. Niente. Stai mantenendo la Oggi. calma. Sì, hai visto come sono diventato zen. Devo ringraziare una persona che negli ultimi giorni mi ha talmente fatto sclerare che alla fine ho raggiunto una pace interiore che è invidiabile in questo momento. Un mese fa, ad esempio, avrei cristato in due lingue diverse. Invece oggi guarda come sono calmo. Hai visto? Comunque, adesso sono sicuro che sclererò. Ne ho proprio la certezza massima. Stai attento. No, eccoci qua. Ok, chiedo scusa ragazzi, a volte capita. Ok. Allora, Ilaria intanto dice: deve essere compilato solo per il sito istituzionale oppure per tutti i siti gestiti? Allora, in questo caso, deve essere. Sai che mi sembra che sia vada fatto per tutti i siti, però se hai pazienza un secondo, mi hai aperto un dubbio perché è cambiata la maschera nei giorni scorsi. E ti fugo subito il dubbio perché. Eccolo qua. Ah, mi è disconnesso. No, mi è disconnesso, non lo posso vedere. Allora, credo che sia per tutti i siti, ok? Non solo per il sito web, perché si possono aggiungere ovviamente come al solito varie dichiarazioni. Infatti. Qui c'è l'URL del sito da mettere e la data di adeguamento o data prevista per l'adeguamento. Quindi, se avete già risolto il problema, avete già il template Agide ministeriale, eccetera, eccetera, mettete l'indirizzo del sito web istituzionale, mettete la data in cui è stato pubblicato, indicativamente pubblicato quel template. Questa è forse la cosa più difficile da recuperare, che spesso non si trova la data in cui è veramente andato online quel sito. Eventualmente parlate anche col fornitore esterno e mettete comunque una data più vicina possibile a quando realmente è stata messa online. Serve giusto più che altro per sapere se siete a posto oppure se dovete ancora farlo. Siccome ho qualche ente collegato e so che non ha ancora messo online il template, ma ce l'ha in previsione perché erano uno degli obiettivi di accessibilità che ha segnato per quest'anno, comunque va compilato questo form mettendo una data di adeguamento prevista. Quindi se abbiamo programmato, ad esempio, per settembre-ottobre il rilascio del nuovo modello, mettiamo la data del 30 settembre, 30 ottobre, eccetera, eccetera. Comunque si possono modificare queste informazioni, non è che una volta che lo caricate non si possono più modificare. Perciò state tranquilli. Ilaria, per la tua domanda lo verifico e ti rispondo via mail. Magari durante la pausa recupero una chiave perché mi manca una chiave per poter accedere e poi ti rispondo, ok? Ilaria diceva se deve essere compilato solo per il sito istituzionale o per tutti i siti gestiti, ok? Visto come è stato gestito il progetto del Form Agid, a mio avviso credo sia per tutti i siti, ok? Come per la dichiarazione di accessibilità, però mi fugo questo dubbio più tardi. E ancora mi deve fare cristare oggi questa diavolo di mappa mentale. O comunque con le slide normali non succedono queste cose. Sì, ma è la prima volta che mi succede anche con la mappa. Devo capire come mai. È strano. Quindi scusate se ho fatto un po' di blocco. Ora, io vi proporrei. Per tutti, mi dice Cosimo, che probabilmente ha verificato. Sì, allora è per tutti i siti. Comunque dopo verifico lo stesso, grazie Cosimo. Io vi proporrei, questa tematica è la più grossa che dobbiamo affrontare oggi. Vi proporrei un 5 minuti, un caffè,
Ok, intanto schiariamo le idee e chiudo e riapro la mappa perché mi sta facendo incazzare. 5 minuti in un caffè, facciamo alle 11:20, riprendiamo e andiamo sull'usabilità perché ci occuperà una bella oretta, ok, questa, perché non è l'usabilità di per sé, ma sono i test dell'usabilità, ok? Quindi non so se qualcuno di voi ha già avuto esperienza sul kit dell'usabilità di Agid, nel frattempo, se me lo vuole scrivere così magari lo contatto e ci facciamo una chiacchierata anche su questo, perché sono molto curioso di sapere se qualcuno l'ha già utilizzato. Noi stiamo per farlo comunque. L'ultima cosa che volevo dire sul modello di design, che vi stavo dicendo prima, è che con Gianluca stiamo organizzando un lavoro in cui stiamo sviluppando un template ancora migliore rispetto a quello di Agid che viene messo perché a disposizione, per il semplice fatto che non sempre quello di Agid ha la piena accessibilità su tutti i moduli, ok? Mentre ci siamo resi conto lavorando anche con l'Unione Ciechi e con tante persone che ci stanno supportando da questo punto di vista e anche tanti esperti che lavorano appunto con persone ipovedenti e non vedenti, che molto spesso, anche se a livello tecnico i software rilevano una buona accessibilità tecnologica, spesso invece alcune porzioni del sito non sono accessibili come dovrebbero, okay? Quindi stiamo lavorando per un servizio che non è solo tecnico e non è solo il design accessibile, ma anche un servizio che comprenda sempre, come sapete, noi siamo fautori dell'accessibilità, contenga anche tanta formazione al personale sulla pubblicazione delle notizie, delle informazioni e dei documenti sul sito web, perché l'accessibilità non la fa solamente la parte tecnologica, ma anche ovviamente la parte umana di chi pubblica le informazioni. Detto questo, direi di fermarci 5 minuti, quindi adesso interrompo la condivisione. Perfetto. E facciamo 11:20, ci ritroviamo qui. Ok? Che dite? Si può fare? 5 minuti di pausa. Facciamo 25, ormai siamo, ho già parlato altri 3 minuti, dai, facciamo 25. A tra poco. È tornato anche Andrea. Ok, perfetto. Sì, sono. No, stavo rispondendo, visto che Roberto aveva fatto una domanda in chat relativamente al fatto che hanno, per il sito del comune, hanno usato un template, hanno usato il CMS Drupal e chiedeva se c'era un template. Allora, io ho provato a fare una ricerca veloce su Google, probabilmente credo che ci sia qualcosa. Ti ho indicato un link, magari prova a controllare anche tu, ma penso proprio di sì, anche perché diciamo Drupal è uno dei CMS, diciamo, con Joomla, con WordPress, diciamo, un po' più utilizzati, quindi sicuramente sono quasi certo che ci sia un template che si avvicina a quello di Agile, ecco. Però appunto prova a cercare anche tu, eventualmente poi più tardi provo a cercare anch'io meglio. Va bene, allora, puntuali come gli svizzeri, se mi sentite, ho rimesso le cuffie. Mi senti Gianlu? Sì, si sente bene, sì, a posto. Sì. Ok, perfetto. Allora, direi che possiamo riprendere. Ho fatto giusto un caffè, vediamo se ho sistemato il problema della mappa mentale che mi stava facendo sclerare. Va bene, allora, ve lo ricondivido e iniziamo a parlare della parte più rognosa. Eccoci qua. Il test di usabilità. Oddio. Ho già cliccato la mappa e non sta rispondendo. Dico solo questo. Chissà che diavolo l'hai preso. Strano. Ok, eccoci qua. Dunque. Questa è la linea d'azione, capitolo 1, PA LA 10, ok? Quindi le PA comunicano ad Agid tramite apposito form online l'esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale, ok? Ma cosa si intende per usabilità? Perché lo prendiamo un po' larga, perché ovviamente dobbiamo arrivarci. Quindi l'obiettivo della linea d'azione è pubblicare l'esito dei test,
Ok, quindi pubblicare l'esito dei test di usabilità. Quindi partiamo da un po' più lontano, capiamo un attimo cos'è l'usabilità, capiamo un attimo cosa sono i test, capiamo un attimo cosa ci ha messo a disposizione Agit per fare questi test, prima ancora di parlare del come pubblicarli sul form, perché come pubblicarli è abbastanza semplice. Solito form, si caricano le informazioni. Il problema è come farli questi test e che cos'è l'usabilità, perché di accessibilità ne abbiamo parlato tantissimo, l'usabilità è una materia un pochino più complessa. Ok, quindi Gianlu, vuoi farla tu questa parte? Come vuoi, ma no, dai, vai te che siete la mappa. Va bene, dai, vado io. Allora, dopo dammi una mano sui kit, dai, così faccio fare un po' anche te, che magari la gente possa annoia a sentire sempre solo me, che poi in realtà queste cose le prepariamo a quattro mani, ma poi sono sempre io che parlo perché sono logorroico, ma in realtà c'è dietro anche il lavoro di Gianluca. Quindi il punto di vista dell'utente è la prima cosa di cui tener conto nella produzione di un sito web, okay? Quindi il punto di vista dell'utente. L'usabilità misura il grado di facilità e soddisfazione con cui gli utenti si relazionano con l'interfaccia di un sito servizio, che risulta quindi più usabile quanto più le idee alla base della progettazione si avvicinano alle aspettative del soggetto che interagiscono con il sito o col servizio. Ok? Quindi questo si intende per usabilità. Quindi il grado di soddisfazione con cui gli utenti si relazionano con l'interfaccia di un sito. Quindi risulta più usabile. Ok? Quando più le idee che stanno alla base della progettazione si avvicinano alle aspettative del soggetto che interagisce. Su questa frase c'è tutto, perché capite che mentre alcuni aspetti tecnici dell'accessibilità sono standard e si possono gestire in un certo modo, per l'usabilità è necessario avere il feedback, il ritorno dell'utente rispetto al servizio che noi abbiamo dato. Quindi c'è una fase di lavoro preliminare in cui nella progettazione del servizio digitale ipotizziamo in base al cliente tipo, al tipo di servizio, eccetera, eccetera, quali potrebbero essere i criteri di usabilità da mettere su quel servizio. Ma poi c'è necessità di capire con l'utente se quello che abbiamo messo online è davvero utile, funziona o può essere migliorato. E questo non si può fare con degli automatismi, bisogna farlo purtroppo a mano, cioè con delle interviste, con dei contatti, eccetera, eccetera, e non con la faccina rossa, verde, gialla, perché non mi basta sapere se il sito è rosso, verde, giallo con la faccina ministeriale, ho bisogno di capire se ha avuto difficoltà o non ha avuto difficoltà, ok? Quindi l'usabilità è un carattere imprescindibile nella realizzazione di un sito web, sito servizio web, perché permette di creare un ambiente familiare per l'utente, determinando molti vantaggi. Quindi trovare e comprendere informazioni in modo semplice e intuitivo. Facilita la memorizzazione e l'apprendimento dei contenuti. Rende l'utente più autonomo e sicuro nel rapporto con il sito o col servizio web. Consente di ridurre i costi e gli errori di sviluppo, perché ovviamente metto meno mano al sito in un secondo momento se all'inizio ho lavorato con questo criterio. Ok? L'usabilità mira a ridurre la distanza tra il cittadino e le amministrazioni, permettendo agli utenti di trovare le informazioni necessarie, comprenderne i contenuti ed eliminare le difficoltà di utilizzo di un determinato sito web o servizio. Ok? Quindi, molto velocemente, questo è un po' il concetto dell'usabilità. Quali sono i due principali vantaggi? Incentivare i cittadini a ritornare sul sito web o sul servizio e ad accedere ai servizi digitali rispetto al tradizionale sportello. Su questo mi soffermo un secondo, perché se è vero che è un diritto del cittadino e quindi un vostro dovere mettere online dei servizi digitali, ok? Metterli online che funzionino e che gli utenti ovviamente li riutilizzino e li utilizzino spesso è un vostro, come dire, beneficio, un vostro beneficio se l'avete gestito internamente in maniera corretta. Quindi, se il servizio digitale, oltre a essere utile per il cittadino, risolve o comunque migliora il vostro processo interno di lavoro, magari col fatto proprio di essere stato digitalizzato il processo oltre al servizio, chiaramente dobbiamo incentivare l'utente a utilizzare, a preferire quella modalità rispetto allo sportello tradizionale. E qui lo dico, non credo che ci siano collegati molti amministratori, ma lo dico perché poi la domanda che vi faranno a voi più spesso è: sì, ma io la gente allo sportello la voglio continuare ad avere, perché questo un po' l'amministratore vuole, continuamente la gente allo sportello. L'obiettivo dei servizi digitali online non è quello di eliminare le persone dallo sportello e il contatto umano, ma è dare la possibilità
a chi può o vuole di usufruirlo a livello digitale e di lasciare allo sportello solo le persone che hanno reale esigenza, che quindi non riescono a utilizzarli, hanno problematiche particolari, magari qualche disabilità particolare, eccetera, eccetera, ed avere la possibilità, visto che non potete assumere personale così come se piovesse, che le persone che avete già a disposizione all'interno dell'ente riescano ad erogare un servizio efficiente allo sportello perché c'è meno gente, ok? E perché molto lo state facendo online, quindi riuscite a seguire meglio il cittadino. Quindi è un miglioramento del servizio al cittadino. Non è levo la gente dallo sportello e la butto online e basta. Ci sono collegate una serie di cose molto importanti, ok? Vi anticipo già. Ho intenzione di preparare un webinar, ma probabilmente sarà per la fine di maggio, inizio di giugno, su tutti i diritti digitali dei cittadini, ok? Proprio perché partendo da una comunicazione che mi ha mandato un cittadino, che ha fatto segnalazione al difensore civico digitale di una mancanza di un comune rispetto ai suoi diritti. Agid, quindi il difensore civico digitale, l'ha accolta e ha intimato entro 30 giorni la pubblica amministrazione a risolvere quel problema, perché ha riconosciuto quella mancanza di diritto rispetto al cittadino. Quindi questa cosa si sta muovendo, i tempi non erano lunghi perché la domanda è stata presentata a dicembre, quindi il cittadino ha presentato questo esposto a dicembre e la risposta di Agid è arrivata a fine gennaio, inizio febbraio, quindi stiamo parlando di un mese e mezzo di tempi di verifica e risposta e un mese di tempo dell'ente per sistemare la problematica. Ci voglio far sopra un webinar dedicato, però tange un po' questo servizio qua di cui stiamo parlando oggi, ok? Quindi, due principali effetti: incentiva i cittadini a ritornare sul sito web o sui servizi ad accedere continuamente a questi servizi e aumenta la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione. E qui vi riporto al concetto che avevamo parlato, di cui avevamo parlato anche qui l'anno scorso in quel webinar meraviglioso, e me lo ricordo perché era il mio compleanno, del marketing istituzionale, quindi come cercare di riprendere la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione che si è persa nel corso degli anni perché è stata fatta una bruttissima campagna in generale, come fannulloni, i furbetti del cartellino, e vengono solo pubblicizzate queste cose negative. Mentre io so che queste, quante sono 95 persone collegate adesso in questo momento, non sono gente di questo tipo e ce ne conosco tantissimi altri con cui sto lavorando. Quindi va ricreata una fiducia nei confronti dell'amministrazione, come dando ai cittadini rispetto ai loro diritti, non dei servizi creati a caso, ovviamente, ma realizzati, progettati secondo veramente una logica e una programmazione molto puntuale. Okay? Di questo ne farò un webinar dedicato perché ci tengo particolarmente. Quindi, i 12 criteri da rispettare per migliorare l'usabilità di un sito web o di un servizio digitale. Questo l'ho preso dalle slide di Gianluca che sul corso dell'accessibilità, dove si parla anche un po' di usabilità, ma anche a quando facevamo ancora gli eventi dal vivo del tour che avevamo fatto tra il 2019 e gli inizi del 2020, che era appunto Era meglio la carta. Qui sto rubando le informazioni a Gianluca, che vedo che è lì che freme, le vorrebbe E fare queste le in maniera. abbiamo utilizzate anche nel webinar dedicato alle linee guida di design, appunto, però. Ah, ok. Ecco dove le avevo viste. Sull'ultimo webinar che abbiamo fatto, quello per la formazione sulle linee guida di design. Perfetto. Ecco i 12 criteri da rispettare per migliorare l'usabilità. Giallo, io te li leggo uno per uno e tu ne vuoi. Ok? Vai. Vai. Me ne racconti ognuno, per ognuno mi dai 2 secondi di spiegazione? Sì, Hai vai, vai. voglia? Ok. Ah, diciamo che Allora, poi, per vabbè, azione. sì, ok, allora, Vai, sono i dimmi, dimmi. 12 criteri, no? Che devono essere, diciamo, rispettati per garantire appunto l'usabilità di un sito web o di qualsiasi altro, diciamo, servizio digitale, quindi anche un'applicazione o un qualsiasi portale per la presentazione delle pratiche. Ok, quindi non fermatevi solo al sito istituzionale dell'ente. Quindi, il primo requisito, vabbè, sono molto. Sono semplici nel senso da capire, però diciamo il primo requisito è la percezione, no? Quindi cosa significa? Che le informazioni, diciamo, le informazioni e i comandi necessari per compiere qualsiasi attività sul sito web o all'interno dell'applicazione devono essere sempre ovviamente disponibili
e percettibili, ok? Quindi le persone devono percepire senza difficoltà tutto quello che, cioè le azioni da compiere per raggiungere gli obiettivi, diciamo, per compiere le azioni che devono compiere, okay? Scusate la ripetizione. Quindi questo è il primo requisito. Poi c'è il secondo, Andre, qual è che era? Comprensibilità. Ok, comprensibilità, anche questo è chiaro, quindi le informazioni devono essere facili da comprendere, da capire per gli utenti. Quindi questo è un requisito che va un po' a braccetto, quasi tutti i requisiti, ovviamente, come ha detto Andrea, vanno a braccetto con l'accessibilità, no? Perché ovviamente quindi devono essere, dato che quando parliamo di accessibilità non parliamo solamente di persone magari non vedenti o ipovedenti, ma anche con persone con magari difficoltà cognitive, magari quindi persone, o anche persone che magari non hanno studiato, e quindi diciamo non tutti, diciamo, fanno sempre, cioè capiscono sempre facilmente le informazioni che pubblicate. Ok, quindi tutte le informazioni devono essere facili da capire e quindi devono essere comprese facilmente da tutti. Quindi qua vi do un consiglio, cioè ogni volta che pubblicate un qualcosa sul sito, sull'app o da qualsiasi parte, quindi vi invito anche ad andare a ricontrollare quello che fate, chiedetevi sempre se non potreste scriverlo in maniera più semplice per le persone, ok? Perché mi rendo conto, dato che anch'io spesso pubblico avvisi, notizie, comunque creo nuove pagine per i siti web dei comuni che gestiamo, e spesso è un'attività che faccio, nel senso, quindi andare a semplificare le informazioni che mi passano in modo da appunto scrivere in maniera più semplice e comprensibile per tutti gli utenti. Ok, poi terzo. Operabilità. Allora, sì. Operabilità. Ok, l'operabilità, allora anche qui, cosa dice la mia guida? Le informazioni e i comandi devono consentire una scelta immediata delle azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi anche qui è abbastanza semplice, quindi è un po' legato agli altri due che abbiamo letto, no? Quindi le informazioni devono consentire una scelta immediata alle azioni per raggiungere l'obiettivo. Quindi diciamo, le persone devono riuscire a fare quello che hanno bisogno di fare in maniera semplice e veloce, ok? Certo. Coerenza. Poi, coerenza, anche qui, questo è abbastanza importante, che si lega alla, diciamo, un po' alla parte più grafica, no, dell'interfaccia, no? Quindi cosa dice la linea guida? Che i simboli, i messaggi e le azioni devono avere lo stesso significato in tutto il sito. Cosa significa? Che se scegliamo, ad esempio, delle immagini per rappresentare un comando o qualsiasi altra cosa, quelle immagini devono avere lo stesso significato sempre, ok? Sia per le immagini, sia che per i colori, o in modo che le azioni associate a quei simboli siano sempre le stesse in tutto il sito. Quindi non che magari quel simbolo su una pagina ha un significato e su un'altra pagina un altro. Quindi devono essere tutti coerenti tra di loro. Quindi questo è un altro requisito. Tutela della salute, anche qui questo è legato all'accessibilità, però anche qui diciamo che negli ultimi anni non si vedono più siti o applicazioni o diciamo che mettono, diciamo che disturbano gli utenti, quindi magari con lampeggiamenti piuttosto che alcune, diciamo, animazioni a livello grafico che potrebbero dar fastidio a certe persone. Però diciamo FAPA è uno dei requisiti da garantire per, appunto, per l'usabilità. Poi il sesto requisito, Andres, vuoi mandare avanti? Che ce l'ho anch'io qua sotto. Certo. La sicurezza. Ok, quindi anche qui è chiaro che sì, ovviamente sempre parliamo di siti web, di applicazioni, di tutto quello che riguarda l'online, quindi i siti devono essere sicuri, ok? In particolare quando anche ci sono magari delle aree del sito che richiedono l'immissione dei dati delle persone, è chiaro che diciamo questi dati devono passare tra i PC, diciamo i dispositivi delle persone e i nostri server in maniera sicura, ok? Quindi deve essere garantita la sicurezza delle informazioni, sia per quanto riguarda il passaggio delle informazioni che anche dove poi risiedono le informazioni.
Quindi devono, ok. Trasparenza. Trasparenza, ovviamente, anche qui la linea guida dice: il sito deve comunicare all'utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione delle modifiche effettuate sul sito stesso. Ok, cosa significa? Che il sito comunque de deve informare l'utente su tutto quello che sta succedendo sul sito, quindi in qualsiasi ogni volta che faccio un'azione, il sito deve essere trasparente. Ok, che poi va ovviamente la trasparenza è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, no? Quindi tutto quello che fate deve essere trasparente, quindi anche tutto quello che avviene sul sito web deve essere trasparente nei confronti dell'utente. Ok. Ovviamente facilità di apprendimento, anche qui è abbastanza semplice. La linea guida dice: il sito deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento. Quindi l'abbiamo detto un po' prima, le persone quando si rapportano, arrivano sul vostro sito, devono capire immediatamente quello che possono fare per raggiungere, diciamo, l'obiettivo, per compiere l'azione che devono fare, per cercare l'informazione, che a volte questi requisiti, pensate anche solo banalmente, quando le persone devono cercare informazioni che sono contenute all'interno di pagine o di documenti contenuti nelle pagine dei vostri siti web. Spesso, e qui vi invito a provare a guardare i vostri siti web, a provare a cercare informazioni come farebbero gli utenti, e anche qui poi ci si collega ad Analytics perché c'è uno strumento che consente anche di andare a vedere quali sono le ricerche effettuate dalle persone online. Quindi anche lì, in alcuni casi con un comune, ci siamo accorti che le persone cercavano un determinato argomento che non riuscivano a trovare perché la pagina che conteneva quell'informazione non era stata ottimizzata per rispondere a quella domanda specifica. Quindi lì però ci siamo accorti e siamo andati a modificare i contenuti della pagina in modo che potesse poi rispondere diciamo, alle ricerche delle persone. Ok, poi nono requisito, aiuto e documentazione. Allora, la linea guida dice: Eh sì. la funzionalità di aiuto, quali le guide in linea, la documentazione sul funzionamento del sito deve essere di facile reperimento e collegate alle azioni svolte agli utenti. Quindi, se magari ci sono alcune pagine del sito, alcune sezioni del sito dove l'utente deve compiere un'azione, come magari deve presentare una domanda, quindi deve compilare dei campi, deve caricare dei documenti, in ogni parte, diciamo, in ogni punto di questa pagina deve essere presente l'aiuto, la documentazione che potrebbe servire all'utente per arrivare alla fine della presentazione. Non solo deve essere presente, ma deve essere anche presente e diciamo, facile da capire. Okay? Anche qui si lega molto al fatto di migliorare la maniera in cui anche comunichiamo, no? Quindi scrivere più semplice possibile per gli utenti in modo che tutte le persone, che chiunque possa capire in maniera semplice e veloce quello che state scrivendo. E anche qui diciamo che non è così semplice e scontato riuscire a scrivere in maniera semplice. Ok, questa è la parte più difficile, scrivere in maniera semplice. Poi, tolleranza agli errori. La linea guida dice: il sito deve essere configurato in modo da prevenire gli errori ove questi comunque si manifestino, occorre segnalarli chiaramente e indicare le azioni necessarie per porvi rimedio. Cosa vuol dire? Che può essere che in alcuni casi, magari in alcune pagine, come dicevo prima, ad esempio per la presentazione di una determinata pratica, il sito a un certo punto potrebbe sì segnalare un errore perché magari o non è stato compilato un campo o manca un documento o c'è qualche campo che va in contrasto con altri campi. Anche qui bisogna aver previsto diciamo, la possibilità che tutti gli errori possano venire segnalati. Ok, anche questo si lega molto all'accessibilità perché, ad esempio, facciamo finta che non so, dobbiamo, cioè c'è un modulo dove una persona deve compilare 5 o 6 campi. Se ne è dimenticato uno o l'ha magari compilato erroneamente, il messaggio di errore non può essere solo:
campo non valido, perché sì, io che vedo posso capire qual è il campo che ho compilato, che non ho compilato o ho compilato male, ma una persona non vedente, ipovedente, che utilizza un software non potrà capire qual è il campo che non ha compilato se anche questa parte legata agli errori non è fatta in un certo modo. Poi l'undicesimo criterio, la gradevolezza. Ovviamente il sito deve possedere caratteristiche idonee a favorire e mantenere l'interesse dell'utente. Diciamo che qui graficamente i template, il template di Agid, diciamo, non è che ci si possa fare tanto sul lato gradevolezza, però diciamo probabilmente anche magari nella scelta delle immagini che comunque possiamo utilizzare, nella scelta dei simboli che possiamo utilizzare, comunque possiamo rendere sicuramente cercare di rendere il più gradevole possibile diciamo, l'aspetto grafico dell'interfaccia. Okay? L'ultimo, flessibilità, il sito deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti. Anche qui, nel senso, bisogna capire, nel senso, potrebbero esserci alcune sezioni del sito che magari... non so, Andre, sulla flessibilità legata al sito, anche qui, non so, probabilmente... Sì, l'avevamo affrontata anche come concetto di dire la possibilità appunto di, vabbè, anche a livello tecnico di poter essere flessibile lato accessibilità, quindi poter essere gestito a livello tecnologico il fatto che qualcuno può aver bisogno di un contrasto diverso piuttosto che un menu diverso, la gestione del sito impostato in maniera diversa rispetto ad altri perché ha delle disabilità, eccetera. Abbiamo scoperto che comunque tecnicamente le persone che hanno queste difficoltà comunque hanno già preimpostato il loro sistema, il loro computer affinché quando navigano comunque abbiano queste informazioni a disposizione. Molto spesso i siti però non lo prevedono, quindi a livello tecnico, tecnologico, qui non potete fare molto voi, ma chi sviluppa sicuramente deve essere pronto per essere flessibile da questo punto di vista. Oltre, vabbè, io ci aggiungerei, leggendo le linee guida, anche il concetto di apparato, di sorgente, quindi se sto guardando da cellulare, se lo sto guardando da smartphone, da tablet, da PC, da qualsiasi browser, eccetera, eccetera, flessibile anche da questo punto di vista, che quindi le informazioni non siano gestite solo e semplicemente, siano visibili solo e semplicemente nella maniera corretta se ce l'ho dallo schermo del PC, ma se ce l'ho se lo sto visualizzando da smartphone, comunque deve essere abbastanza flessibile il template da rimettermi tutti i widget, tutti i componenti in modo tale che abbia un ordine corretto e che non ci siano informazioni magari in ordine sbagliato, perché a volte capita che se lo guardi in maniera orizzontale sul monitor ha un certo tipo di logica, se lo guardi in maniera verticale sullo smartphone magari ti trovi le notizie in fondo e ti trovi i widget di destra, quindi il menu di destra te lo trovi subito tutto in cima, o viceversa. Quindi essere flessibile anche da questo punto di vista a livello tecnologico. Come vi dicevo, volevo spendere proprio un minuto sulla gradevolezza, nel senso che come vi dicevo stiamo lavorando per la creazione di un template che sia anche più gradevole rispetto a quello che è stato proposto dalle linee guida di Agid, proprio perché tanti di voi che sto seguendo hanno o sono comuni comunque che lavorano anche col turismo o sono addirittura ente parco, ente parchi fluviale, ente ovviamente parco montano piuttosto che riserve naturali, eccetera eccetera. Sto lavorando tra il Gran Paradiso e e Siracusa, quindi diverse tipologie di ente che però hanno bisogno, come spesso accade, di lavorare non solo verso il cittadino ma anche verso il turista. Quindi non vanno creati due siti diversi, perché ovviamente poi il concetto di accessibilità deve averlo sia la parte turistica che la parte diciamo burocratica del cittadino che vuole cercare la documentazione, ma di avere un unico template che possa soddisfare entrambe le cose, quindi avere sia una gradevolezza per il turista che sta cercando informazioni, che quindi comunque per quanto riguarda questi comuni è importante che abbia un certo tipo di gradevolezza,
viceversa, la stessa gradevolezza non deve intaccare il concetto di accessibilità, ok? E l'accessibilità non deve limitare la gradevolezza del sito. Quindi stiamo lavorando proprio per questo, perché ci siamo resi conto, appunto, seguendo questi tipi di enti diversi dal classico comune rurale, nella bassa pianura o nell'alta pianura lombarda, piuttosto che nelle colline dell'Astigiano, ma piuttosto comuni che sono sul litorale ligure, sul litorale, appunto, sulla costa della siciliana, piuttosto che la Sardegna, eccetera, eccetera. Ok? Vedo che Andrea dice: quindi non è obbligatorio usare il template di AGIS, vengono rispettate le normative in termini di accessibilità e usabilità, ovviamente. Esattamente questo ti do la conferma al 100%, che se tu guardi bene, 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 è stato, diciamo, spinta questa cosa, perché fondamentalmente nessuno poteva immaginare che alcune amministrazioni potessero comprendere questo concetto al di là dell'utilizzo del template di Agid, ma ti posso assicurare che non è obbligatorio usare il template di Agid, purché venga rispettata la normativa e quindi le linee guida in termini di accessibilità e usabilità. Ok, quindi assolutamente sì, questo te lo posso assicurare, non è obbligatorio. È un aiuto, perché ovviamente non tutti hanno la possibilità poi di prendere altri template e capire veramente se sono accessibili o no e usabili, ma si possono prendere altri template o svilupparli ad hoc, tant'è che appunto io e Gianluca ne abbiamo preso uno totalmente accessibile, lo stiamo rivedendo completamente con una serie di professionisti dell'accessibilità, ovviamente anche persone con disabilità, per vedere che poi realmente sia così, ok? Ilaria, non ho capito cosa intendi per il punto interrogativo, mi è sfuggito. Non ho capito questa cosa, perché mi sta scrivendo che è sfuggito questo punto interrogativo. Ecco, una cosa, Andrea, però importante, considera questo: come dicevo prima, sul discorso accessibilità e usabilità, non è solamente tecnologica, quindi manca tantissima formazione nella pubblica amministrazione sul come si pubblicano poi le informazioni, i documenti, eccetera, eccetera. Quindi, quando decidete comunque, indipendentemente dal template, Agid o no, valutate la possibilità di una formazione dedicata. Quindi, ad esempio, lo faccio in modalità Giorgio Mastrota: sappi che se hai bisogno di un percorso formativo dedicato all'accessibilità rispetto alla pubblicazione dei documenti o dei siti web, lo facciamo. Io e Gianluca l'abbiamo fatto a gruppi di comuni, o anche come abbiamo fatto qualche settimana fa. Adesso c'è il prossimo a maggio, tra 20 giorni c'è il prossimo corso, diciamo, per i clienti. Lo facciamo mirato proprio su come si pubblica, indipendentemente dal portale che usi, in maniera accessibile il dato, ok? Quindi andiamo avanti ed eccoci qua. A questo punto credo che mi abbia fregato ancora di nuovo. Sì, esatto. Cosa faccio, Gianluca? Sclero definitivamente oppure... Allora, ci siamo, eh? Questi siamo arrivati. Eccolo qua, perfetto. Siamo arrivati al concetto del test di usabilità, ok? Aspettate che mi ha risposto Ilaria. Allora, è scritto sopra: quindi non è obbligatorio usare il template di Agid. Nella frase inserito, quindi il continuo, come hai detto, il voce, il punto di non c'è. No, esatto, non è obbligatorio utilizzare il template di Agid. Ok, quindi ve lo confermo senza punto interrogativo: non è obbligatorio utilizzare il template di Agid. Ora arriviamo alla linea d'azione, quindi quella per cui abbiamo fatto tutto questo pippone sull'usabilità. Quindi la linea d'azione LA10, ok? Capitolo 1 PA LA10, che si sviluppa sempre sul form Agid, quindi form.agid.gov.it. È la sezione centrale del form, quindi abbiamo a sinistra l'adeguamento al sito dei modelli design, al centro la comunicazione esiti dei test di usabilità e a destra la vecchia, tra virgolette, dichiarazione di accessibilità. Tra l'altro, vecchia dichiarazione di accessibilità, vi ricordo che comunque entro il 23 di giugno sulla stessa dichiarazione di accessibilità va pubblicata quella per le app mobile, ok? Quindi se quella dei siti web era per il 23 di settembre dello scorso anno, quella delle app mobile è per il 26 di giugno, forse, o 23-26 giugno, perdonatemi, non mi ricordo, 26 di giugno, quella per l'app mobile. Quindi stessa dichiarazione che avete fatto per il sito, leggermente diversa perché vi chiederà se l'app è, scusate, dovete farne una sia per la versione Apple sia per una versione Android, chiaramente, due per ogni app va fatta la dichiarazione di accessibilità.
Torniamo a noi, quindi comunicazione degli esiti dei test di usabilità. Quindi puoi utilizzare questo form per inviare ad Agit i risultati dei test di usabilità come previsto dal piano triennale ICT 2020-2022, obiettivo 1.2, migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi. Quindi diffusione dei test di usabilità previste dalle linee guida Agit per il design dei servizi nelle pubbliche amministrazioni per agevolare il feedback e le valutazioni da parte degli utenti. Quindi siamo tutti d'accordo che su questo form andranno caricati gli esiti del test, ok? Ma nessuno ci ha fatto vedere quali sono i test da fare e quindi ne ho approfittato oggi per farvi vedere un po' questa cosa. Che cosa sono i test di usabilità? Innanzitutto è un kit come quello per il sito web, ok? Adesso ho visto che sono degli amici napoletani, quando parlo di kit a me viene sempre il kit è morto, però non voglio andare oltre. Comunque questo kit dell'usabilità si trova appunto su Designers Italia, ok? Usability Test. Come si utilizza? Per produrre dei buoni risultati, le sezioni di test vanno pianificate e organizzate nel dettaglio, definendo in una fase preliminare il numero e la tipologia degli utenti coinvolti, la modalità di svolgimento del test, il metodo di misurazione scelto e il task da verificare. Ok, quindi adesso Gianluca vi ha mandato il link al kit, ma adesso tolgo quella condivisione dalla mappa tra un attimo e vi apro proprio il kit stesso che ho già scaricato e ve lo faccio vedere. Se può interessarvi, vi mando direttamente il kit da scaricare nelle slide, insieme alle slide al video. Se invece preferite scaricarlo dal sito, vi abbiamo mandato il link. Durante ciascuna sessione, quindi è un kit, si intende dei documenti, che sono alcuni Word, alcuni PDF, alcuni di presentazione, parlo di Word, ma in realtà vabbè, formato aperto chiaramente, delle presentazioni, ovviamente anche qui Google Presentation, e praticamente bisogna produrre dei risultati, quindi prendere in una fase, qui parla di fase preliminare, quindi prima ancora di mettere online un servizio, cercare di capire con l'utente come potrebbe essere strutturato. Siccome tanti di voi avranno già pubblicato dei servizi, questi tipi di test valgono comunque anche in fase post pubblicazione, quindi si possono comunque fare anche a servizio già pubblicato. Per i prossimi servizi che pubblicherete, vi consiglio di questo tipo di valutare questo tipo di test. Parliamoci chiaro, togliamo l'elefante dalla stanza immediatamente. Ho fatto una domanda, anzi, avevo chiesto ad Agit di partecipare a questo webinar perché avevo parecchie domande su questi kit e su questo test di usabilità, così come ho fatto diverse domande, ma non mi hanno ancora risposto. Penso perché siano molto berati o perché probabilmente non avevano mai pensato a queste cose che gli ho chiesto, probabilmente la seconda. Semplicemente il fatto del ok, io ho guardato i kit, sono fatti molto bene, sono molto utili, sono molto tecnici, non sono complessissimi, ma comunque ci vuole un attimo a capirli. Ma come diavolo fa un comune da 900 abitanti, 1000 abitanti a fare questi test verso i cittadini? Perché per me non hanno abbastanza cittadini che utilizzano questi servizi per poter avere un campione di risultato chiaro, ok? E soprattutto spesso, ma poi lo vediamo adesso, non avete, e qui correggetemi se sbaglio via chat, molti di voi non hanno i contatti digitali degli utenti per poter cominciare a lanciare questo tipo di campagna, almeno online, ok? E quindi adesso vediamo un attimo come possiamo fare. La registrazione dei risultati di ciascuna sessione è necessaria per redigere un report finale dell'attività, ovvero un documento che metta in luce gli aspetti funzionanti e critici dell'esperienza d'uso attuale sulla base dei dati raccolti. Quindi ovviamente vanno fatti dei test in fase preliminare, coinvolgendo degli utenti, chiaramente. Bisogna affiancare il partecipante descrivendo i task da svolgere, osservando le interazioni in modo diretto, senza interruzione, e aspettando il termine di ogni operazione per approfondirli con alcune domande. Quindi capite che questi test non sono delle cose che spedisco al cittadino e poi aspetto un ritorno, ma sono delle sessioni di lavoro da fare col cittadino, quindi organizzate tipo in questa modalità, ma non webinar, ma meeting, quindi scegliere già perché non si possono più fare in una sala, ok? Non si possono più fare in una sala fisica, è difficile, però bisogna organizzarle in questo modo. Quindi meeting, invitare i cittadini, farli partecipare, un'oretta di test, si manda la documentazione, eccetera. Adriana vedo già e mi risponde, noi abbiamo 120 abitanti. Quello che dicevo prima, la domanda che ho fatto ad Agit è, ma se esistono dei criteri di usabilità comunque che sono già scritti nelle linee guida e che per dire io e Gianluca li abbiamo studiati e sappiamo già per alcuni comuni di certe dimensioni che
hanno veramente 120, io ho parlato di 900 abitanti, ma è ovvio che a scendere, 900.000 abitanti a scendere, c'è già ma anche 2.000-2.500 abitanti, c'è già un tipo di lavoro sull'usabilità che può essere fatto a livello tecnico ancora prima di coinvolgere l'utente, ok? Quindi prima ancora di andare a sollecitare l'utente a dare il nostro risultato, a chiedere un risultato rispetto al servizio, sappiamo che c'è una fase preliminare in cui si possono sistemare decine di errori, decine di mancanze, semplicemente utilizzando un kit, tra virgolette, interno che ci siamo fatti io e Gianluca, sfruttando le linee guida dell'accessibilità e dell'usabilità. Okay? Quindi la domanda che ho fatto ad Agida, ma sui comuni molto piccoli, non è meglio utilizzare un kit da dare al fornitore del servizio, chi gestisce il sito web, dare in mano a lui questo tipo di lavoro da fare, sistemare prima il sito o il servizio in quel modo e poi eventualmente coinvolgere il cittadino per valutare il ritorno? E se faccio in questo modo, è un modo che possiamo definire valido a livello legislativo e senza dire non coinvolgerò mai i cittadini, ma con 120 abitanti spendo molte più energie e soldi a mettere in piedi un servizio di ritorno diretto dal cittadino che non prima sistemare tecnicamente con il fornitore alcuni dettagli. A questo io non ho ancora una risposta, ma se mi conoscete abbastanza sapete che sono parecchio tenace da questo punto di vista, quindi me la farò dare in qualche modo questa risposta. E se non me la daranno, visto che sono linee guida e si può comunque gestire, sono delle indicazioni e si possono gestire ognuno come vuole, perché per ora si può fare così, credo che io mi genererò un mio metodo di lavoro per i comuni piccoli per gestire questa attività, perché voglio che ci siano dei risultati da dare ad Agid, ma voglio che Agid sappia che su alcuni comuni i risultati che può avere sono questi. Quindi se creano delle linee guida, se creano dei test sulla base dei comuni o le metropoli da 100, 200, 500, 1 milione di abitanti, non possono aspettarsi dei risultati dei comuni da 120. Quindi quello che farò sicuramente è questo. Quindi provare di nuovo in maniera bonaria a parlare con Agi, dopodiché andrò per la mia strada cercando di dare a loro comunque informazioni che possono essere utili per le prossime linee guida. Quindi cercare di capire che alcuni test li devono fare loro per primi sui comuni più piccoli, ok? Quindi questo lo sto portando avanti come personalissima, non battaglia, perché non è che combatto contro Agid, anzi, secondo me stanno facendo un ottimo lavoro. A volte si perdono su questa cosa dei piccoli comuni e se consideriamo, come ripeto sempre, che il 95% del territorio italiano è composto da comuni sotto i 25.000 abitanti, se vogliamo digitalizzare l'Italia, dai comuni piccoli bisogna passare in qualche modo, ok? A cosa serve il test di usabilità? I test possono essere svolti durante la fase di sviluppo di una piattaforma digitale per verificare il comportamento degli utenti e apportare eventuali modifiche in corso d'opera, oppure possono essere svolti quando il servizio digitale è già in sperimentazione o in uso per capire quali problemi l'utente, scusate, riscontra nell'utilizzo e riprogettare di conseguenza i componenti della piattaforma. Abbiamo parlato di sito web, ma questo vale anche per qualsiasi servizio digitale. Quindi questi test si possono usare anche per la presentazione di istanze online, per il portale di pagamento online di PagoPA, eccetera, eccetera, eccetera. E anzi, andrebbero fatti su tutti questi portali, per il portale dell'iscrizione dei bambini per la mensa scolastica, eccetera, eccetera. Quindi più portali esterni ho, come vi dicevo prima, più test dobbiamo fare. Cosa contiene il kit? Allora, il kit fornisce gli strumenti per la preparazione, conduzione e analisi dei risultati di un test di usabilità sulla base di quanto indicato nel percorso eGLU. Quindi stiamo parlando di un percorso standard internazionale per l'usabilità. Quindi non è una cosa che si è inventata Agid. Ha preso questo protocollo internazionale, giustamente questo protocollo internazionale, e l'ha rivisto, secondo quello che è il lavoro di Agid, rispetto alla normativa italiana. Okay. Quindi abbiamo, questo è il materiale che contiene il kit, quindi poi capirete quando avrete visto tutto questo materiale il perché vi sto dicendo che sui comuni molto piccoli lo vedo molto complesso lo sviluppo. Scheda dei partecipanti è un questionario che raccoglie i dati anagrafici dei partecipanti, quindi ovviamente anche qui coinvolgimento ovviamente del DPO, perché quando andiamo a fare questo genere di lavoro ci sono già delle informative, dopo vediamo, c'è già la scheda informativa, ma va comunque interpellato il DPO perché stiamo raccogliendo dei dati di un cittadino.
guida la conduzione del test, quindi esiste proprio una spiegazione puntuale per i partecipanti di come verrà il test, quindi cioè, è fatto veramente bene il kit, perché abbiamo del materiale che possiamo dare all'utente ancora prima della giornata di test, se lo può studiare, ovviamente le persone vanno scelte campione non solo tra quelli che sanno già usare internet, ma proprio anche tra gente che non sa manco di che cosa stiamo parlando, proprio perché, per avere un risultato ottimale. La liberatoria, come vi dicevo, per il consenso alla registrazione dei dati, vi ricordo, confrontandosi sempre prima con il vostro DPO, chiaramente. Il Net Promoter Score, NPS si chiama, che è uso interno all'ente, quindi è un raggruppamento dei partecipanti in questi tre grandi gruppi. Questo in base ovviamente al risultato dei test, quindi man mano che stiamo facendo i test ci saranno dei punteggi. E il risultato dei punteggi divide le persone che hanno partecipato al test in questi tre gruppi: promotori, neutri e detrattori. Ok? I promotori saranno, e questo ci servirà per il marketing istituzionale del servizio digitale. Penso, non mi ricordo se Gianluca vi ha già girato prima il link, penso di sì. Questo ci servirà per capire quale tipologia di utente sarà più promotore di questo servizio. E quindi saranno i promotori, quelli che sono più entusiasti di questo servizio, non la persona singola, è quale tipo di persona sarà più interessata a promuovere questo servizio. Poi ci saranno i neutri, quelli che sono un punteggio intermedio in cui lo hanno usato, si sono trovati abbastanza bene, ma non saranno mai promotori di questo servizio. E i detrattori, che sono quelli che invece andranno sicuramente contro questo servizio. E in tutti e tre questi gruppi saranno da gestire separatamente con del materiale di marketing dedicato, perché chiaramente parlerò ai promotori in un certo modo, ai neutri cercherò di spingerli ad essere promotori, e i detrattori cercherò di non tirare gente contro di me, ma cercare almeno di passare su neutro quanto meno di non rompere le scatole, mettiamola così, ok? Poi c'è il questionario SUS, cioè il System Usability Scale, che cos'è? Il questionario di valutazione del servizio, semplicemente, quindi il classico questionario come è valutato da 1 a 10, eccetera, eccetera. Dopo ve li faccio vedere uno per uno. E le domande UMUX Lite, che sono eventualmente come il questionario SUS di valutazione, ma con meno domande, quindi due sole domande per quel servizio. Quindi, se ci sono servizi molto complessi dove si possono fare molte domande, possiamo utilizzare il SUS, ok? Se invece le domande per questo tipo di test possono essere, cioè, diciamo che il servizio non ha moltissimo impatto, possiamo utilizzare anche questo UMUX, ok? Lite. Poi c'è la tabella dei risultati dove raccogliamo ufficialmente tutte le informazioni dei risultati del test di tutti gli utenti. Quindi riporta per ogni utente i risultati di ogni task. Per task si intende proprio l'attività che è stata svolta durante il test. Quindi un unico incontro, più task, più persone, punteggi e divisione, ovviamente, Net Promoter Score, quindi promotori, neutri, detrattori, valutazione del servizio, questionario, quindi SUS o UMUX Lite in base al servizio, e poi tabella dei risultati dove riportare queste informazioni. Ultimo ma non ultimo, un template, quindi un modello che hanno messo a disposizione per la presentazione dei risultati del test all'amministrazione, agli altri colleghi, eccetera, 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 eccetera. Ok? Quindi questo è un po' il concetto del test di usabilità. Adesso ve li farei vedere, ma prima di farveli vedere, volevo lanciarvi, nel frattempo che vi faccio vedere questo, vorrei lanciare questo sondaggio. Quindi, vi ho mandato, in questo momento dovrebbe essere comparso da qualche parte nella barra, un sondaggio che avevo preparato rispetto alle ostanze online, quindi non tanto il sito web. Quindi in questo caso non andiamo a lavorare sul concetto del sito web, ma sulle istanze online che avete messo a disposizione ai cittadini, perché il sito web sono sicuro che tutti ce l'avete, più o meno fatto bene, facilmente sistemabile in quasi tutti i casi. Ho più dubbi sul concetto delle istanze online, quindi servizi digitali del cittadino dove possono presentare alcune domande, iscrizioni, eccetera, eccetera. Quindi vi ho lanciato questo piccolo sondaggio, giusto per capire un attimo come state gestendo questa attività. Quindi, nel mentre che adesso vi faccio vedere i documenti del kit, vi lascio aperto il sondaggio così potete nel frattempo votare su questa cosa. Mi serve giusto per capire come state gestendo questa cosa. Il sondaggio, se non ricordo male, è anonimo, ma comunque questi dati rimangono all'interno ovviamente del mio archivio e non verranno, non ho fatto nulla di particolare, solo più che altro per capire il sentore, il sentiment di questa attività. Allora, vi farei vedere adesso gli usability kit.
Tac, ve lo ricondivido. Questa volta condividerò tutto lo schermo. Eccomi qua. Quindi dovreste vedere. Tac. Ok. Perfetto. Adesso dovreste vedere la cartella, teoricamente. Confermalo Gianlu, la cartella con tutti i dati del kit, giusto? Sì. Perfetto. Allora, questi sono i PDF, per intenderci, che ho scaricato dal kit. Andiamo a vederli uno per uno. Vediamo se me li fa vedere. Li ho portati nel secondo monitor. Eccoli qua. Allora, questo è l'usability test. Quindi, vi spiega come viene gestito. Osserva come gli utenti interagiscono con il tuo servizio digitale. Scheda dei partecipanti, ok? In questo caso, eccolo qua. È la scheda da dare al partecipante, dove c'è nome partecipante, l'età, ufficio o attività, quindi che cosa si occupa, e alcune domande che ci servono per capire che tipologia di utente è. Ci serve per creare la personas, che Gianluca, di cui parla spesso Gianluca anche nel concetto delle linee guida di design e dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Quindi non sapere quella persona cosa fa, ma quella tipologia di cittadino, quella tipologia di persona, capire che cosa succede per quella tipologia di persona. Quindi eccolo qua, si mette appunto età, ufficio, eccetera, utilizza internet generalmente in media quante volte al giorno, quindi per capire che tipologia appunto di utente è, e mettere il link al sito, quindi dire se stiamo lavorando su un servizio digitale, diciamo questo servizio digitale in media quante volte lo usi più di una volta al giorno, una volta al giorno, una volta a settimana, molto raramente, eccetera, eccetera. Quindi questa è la prima informazione. Dentro qua vanno riportati invece i dati per riepilogo insieme ai dati sulla sessione. Quindi, ad esempio, appunto, il ruolo, eccetera, eccetera. Quindi l'elenco dei partecipanti. Poi, lasciamola aperta e andiamo a prendere la guida. Questa è quella che vi dicevo prima. La guida che si può mandare all'utente prima, quindi che si carica i dati del partecipante e c'è un'introduzione al test, quindi spiega adesso io l'ho scaricato in PDF per mandarvi, ma in realtà considerate che sono tutti formati aperti che si possono modificare, quindi ognuno di voi può modificarlo un pochino come vuole, sono delle basi da cui partire. Quindi questo è uno di quei documenti da mandare all'utente prima del test, ok, con le informazioni di a cosa serve, perché lo stiamo facendo e la spiegazione anche di quello che succederà, quindi quali sono i task, quindi vanno caricati N task, quindi guarda, ad esempio, faremo un certo tipo di lavoro. Qui è stato fatto, ad esempio, per un'amministrazione centrale. Ok, dice il task numero uno è: stai per intraprendere un viaggio negli Stati Uniti a scopo turistico e vuoi sapere come fare per avere la copertura sanitaria in quel paese. Partendo dalla home page, cerca di trovare nel sito le informazioni che ti aiutino a capire cosa è necessario fare per avere una copertura sanitaria in caso di ricovero nel USA. Ok, anche qua, noi come lo potremmo gestire? Questo task semplicemente, allora, se è un cittadino che sta per risiedere nel mio comune, fai finta di, cioè, cerca, partendo dall'home page del mio comune, cerca le informazioni che ti servono per fare una richiesta di residenza. Ok, questo potrebbe essere il primo task. Dici, guarda, parti da questo sito e cerca di descrivermi quanto tempo ci metti, come ce lo metti, eccetera, eccetera. Questo è il concetto del test, quindi mi devi spiegare come ci sei arrivato, ok? La liberatoria, vabbè, come in questo caso ve lo dicevo, è da girare ovviamente al vostro DPO per sistemarlo, ma comunque vi spiega come verranno trattati i dati, chiaramente verrà messo il nome dell'ente, eccetera, eccetera, comunque vi ripeto, sono tutti modificabili. Il Net Promoter Score, quello che vi dicevo prima, quindi capire se sono detrattori, eccetera, eccetera. Semplicemente questo, alla fine di ogni del lavoro dico con quanta probabilità consiglieresti questo sito, servizio, eccetera, eccetera, a un amico o un conoscente? 0, 10. Ovviamente qua si mettono i numeri delle valutazioni e con una tabella di calcolo automatico, che è qua, si mettono le informazioni e viene riportata qua la valutazione, vengono divisi già, quindi in una tabella, vediamo se me lo riesce a far aprire, volevo farvela vedere. Eccola qua. Quindi
Quindi si mette il numero del partecipante, 1, 2, 3, 5, 7, si mette la valutazione, okay? Quindi viene fuori, lui ha valutato 6, 1, 1, 3, 10, 7, eccetera, eccetera. Si dà la percentuale di promotori, la percentuale di neutri e la percentuale di detrazioni, okay? Detrattori. Cosa significa? Capiremo se questo servizio sta funzionando bene o no, quindi se ci sono gente contenta o no. In questo caso è chiaro che ci sono una forte presenza di neutri e detrattori, quindi già c'è qualcosa che è sicuramente migliorabile. Ok? Questo Net Promoter Score l'avevo già visto. Il questionario SUS invece, eccolo qua, Perché Andre, scusa, molto semplice. il Dimmi. senso di fare anche tutte queste cose qua è il senso di, nell'ottica di andare a migliorare, nel senso per questo è Certo. importante che. Certo, assolutamente, alla base di tutto c'è questo, cioè l'obiettivo di questi test è migliorare sempre di più il servizio perché è proprio un obbligo, è un dovere del comune fare questo, è specificato nel CAD, ed è un diritto del cittadino avere un servizio sempre ottimale e quindi è ovvio che si debba fare questo tipo di operazione, ok? Quindi qua il net scusate, il questionario SUS. Ovviamente è quello che vi dicevo prima, i dati del partecipante, scala di valutazione, quindi fortemente d'accordo, in disaccordo, fortemente d'accordo, e si inseriscono una serie di informazioni. Quindi, ad esempio, penso che mi piacerebbe utilizzare questo sito frequentemente. Ho trovato il sito inutilmente complesso, ho trovato il sito molto semplice da usare. Penso che avrei bisogno di supporto di una persona già in grado di utilizzare questo servizio. Quindi c'è una serie di domande prese, come dicevo, dal EGLU, che vengono messe sempre uguali per ogni tipo di servizio. Questo ci serve ovviamente anche qui per raccogliere in una tabella, eccolo qua, voto del partecipante, punteggio risultante. Anche qua sempre tramite una tabella di calcolo che ci viene in aiuto. Vi faccio vedere qua. Ok. Dove ci sono le valutazioni, punteggio del partecipante 1, 2, 3, eccetera, eccetera, e ci dà le informazioni necessarie per il calcolo, ovviamente, della valutazione del SUS. Questo per ogni servizio. Oppure c'è, come vi dicevo, l'UMUX Lite, quindi se il servizio magari è non così complesso da avere necessità di tutte quelle domande, si può utilizzare questo in cui c'è semplicemente le caratteristiche del sito web incontrano le mie necessità ed è fatto. E questo sito web è facile da usare, sì o no? Ok, quindi con queste due semplici domande, stessa cosa, si ricompila il questionario, la tabella di calcolo e automaticamente ci restituisce il risultato. Ok? La tabella dei risultati è anche qua, un'operazione che contiene tutte le informazioni di ogni task. Quindi, partecipante 1, task, ok? La partecipazione qui dovrebbe comprendere, eccolo qua, qui c'è l'allegato ovviamente, anche qui la tabella di calcolo poi riporta il numero del partecipante, viene anonimizzato chiaramente, perché poi la presentazione dei risultati, è vero che la scheda del partecipante ha nome e cognome, serve a noi solo per avere un'informazione, ma quando si pubblicano i risultati, i test, i partecipanti saranno gestiti con il codice 001, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, quindi tutti i risultati non verranno pubblicati con il nome e cognome della persona, chiaramente, ma semplicemente con un numero di riferimento. E non andrà pubblicato chiaramente nel risultato il collegamento tra il codice dell'utente e il nome dell'utente. Ok? Poi c'è la presentazione del risultato, in questo caso era un documento simile PowerPoint, però ovviamente in formato open, dove vi riporta già delle informazioni standard. E dove vi spiega un esempio di report di come presentare i risultati di questi test all'amministrazione piuttosto che appunto a personale interno o esterno dell'ente. Ok? Quindi in questo caso viene utilizzato questo template dove dice: guarda, il numero dei task che abbiamo utilizzato è questo, il numero di partecipanti è questi, superati con successo sono stati questi, il tasso di successo medio per partecipante di tutti i task, eccetera, eccetera. Tutte queste informazioni sono ovviamente prese dai fogli di calcolo che abbiamo gestito prima. Quindi questo è un esempio di come presentare all'amministrazione, a chi gestisce il servizio, il sito web, eccetera, eccetera, i risultati del test, perché come vi ricordo, come diceva prima Gianluca, questo serve per migliorare costantemente il servizio, ok? Ora, avendo visto questo, ok, capirete bene che quello che vi dicevo prima relativamente al come fanno
Innanzitutto vi lascio ancora 2 minuti il sondaggio aperto se c'è qualcuno che ha voglia ancora di rispondere alle domande, visto che avete partecipato in parecchi, assolutamente. Ma se qualcun altro vuole partecipare al sondaggio mi farebbe molto piacere, che poi vi devo fare un'altra domanda. Come dicevo prima, come avete potuto vedere, anzi, mi piacerebbe che qualcuno in chat mi desse il suo parere rispetto a questi test, a questo kit dell'usabilità. Come vi dicevo prima, il problema è sono complessi, cioè comunque da utilizzare non sono semplicissimi e soprattutto l'organizzazione di questi test non è semplicissima. Perché? Perché, come vi dicevo prima, vanno raccolti degli utenti. E quindi in questo caso, anche qua, ritorniamo a quello di cui avevamo parlato e di cui Gianluca vi aveva mandato il link prima, il concetto del marketing istituzionale nel pieno rispetto del GDPR, quindi come recuperare informazioni dei vostri utenti, dei cittadini, come invitarli a partecipare a queste sessioni, dove li trovo i miei cittadini, in base al servizio, come faccio a organizzare una cosa del genere? E in questo caso vi dico, c'è la possibilità di gestirla sia a livello online che offline, quindi in questo momento poche pubbliche amministrazioni hanno un database con i dati del caselle digitali del proprio cittadini, quindi difficilmente avete tutti gli indirizzi email dei cittadini e molto spesso c'è un piccolo problema, o se ce li avete, che voi siete visti come quello, come l'ente che chiede i soldi. Quindi quando voi mandate delle comunicazioni ai cittadini, solitamente sono magari relativamente alla richiesta di tributi o comunque venite visti come, insomma, non sempre sono ben accettate le vostre mail, quindi magari alcuni non ve le danno proprio, qualcuno non vi dà la mail, non vi dà il cellulare perché ha paura che lo andate a inseguire da questo punto di vista. Quindi, oltre alla campagna online per recuperare queste informazioni, non sottovaluterei il concetto della campagna offline. Quindi voi avete la possibilità di sapere dove abitano i vostri cittadini, di avere le cassette delle lettere. Quindi poter inserire una cartolina di invito, come un invito ad una sessione come quella che vi ho fatto vedere per i test di usabilità, gestita bene, con una buona grafica, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente su un comune da 1.000 abitanti, io mi aspetto che 20-30 persone le riesca a recuperare per partecipare a questa cosa, ok? Però sono comunque, da un certo punto di vista, poche per avere un sentimento di come sarà il servizio davvero. Dall'altra c'è la possibilità, la forte possibilità, come anche sta dicendo Emilia, non ha voglia tempo di spendere tempo per darci una mano e capire come migliorare i servizi. Molto spesso gli utenti non hanno voglia. Questo, secondo me, è bypassabile con il tempo. Cioè, non sono mai stati abituati o raramente sono stati abituati a, come dire, ad avere la vostra, come dire, voi non avete mai chiesto loro il loro parere, ok? Quindi raramente gliel'avete chiesto, quindi non sono abituati. Bisogna cominciare a riprendere in mano questa cosa, quindi cominciare a mandare delle comunicazioni, cercare di farli partecipare, come? Utilizzando anche il potere del copy, quindi come scrivere le cose, quindi come scrivere, come invitare le persone, come spiegare le cose alle persone, perché lo ripeto sempre, se voi invitate le persone a una sessione del genere mandando una lettera del sindaco con il logo del comune scritta in Times New Roman, se va bene, 27, con scritto in virtù dei poteri a me conferiti dal senatore della Repubblica, invito la signoria vostra alla partecipazione, ma col cazzo che ci partecipa la gente, perché come apre questa cosa pensa che gli state chiedendo dei soldi. Quindi, se vogliamo riprendere in mano un po' questo concetto, anche qui nel webinar è spiegato, c'è un altro webinar dove parliamo proprio del copy, di come si scrivono certe cose per la promozione dei servizi digitali, cominciamo ad avvicinarci un po' al cittadino anche nel modo di comunicare, ok? Se voglio far partecipare dei ragazzi a questo tipo di evento, io non posso mandare una lettera a casa come se li stessi invitando veramente a una seduta, che ne so, cioè come se fosse una determina, come vedo le determine ufficiali. Ci vuole un certo di anche utilizzare certi tipi di canali, ok? Quindi se c'è un centro di ritrovo, se c'è un centro di raggruppamento degli utenti, proverò a spingerli da questo punto di vista, ok? Di arrivare in quel punto lì, ok? Quindi, che sta succedendo qua? A posto, tutto a posto. Utilizzate
questo tipo di canale, utilizzate il canale corretto per il tipo di cliente, ok? Quindi per il tipo di cittadino, non semplicemente pensate di mandare una mail o di mettere sul sito la comunicazione, cercate di utilizzare al meglio i canali che avete a disposizione. Quindi anche qui il percorso è lungo, ci vuole un po', ok? Non è semplice. Poi, come mi sta scrivendo anche Emilio, li contatti con l'APIO. L'APIO ha le notifiche push. Se state usando bene l'APIO e pian piano si migliorerà, a questo punto si può usare anche quella per avere questa notifica. In questo momento la domanda che vi faccio è: ma sappiamo quanti utenti del tuo comune Emilia hanno scaricato l'APIO e stanno utilizzando? Se sì, in percentuale quanti sono? Che tipo di promozione hai fatto per... vedi, appunto mi dice no, e quindi io non ho idea se l'APIO è il modo migliore per raggiungere queste persone. L'APIO sarà il punto principale di comunicazione tra PA e cittadino ed è scritto anche nel Piano Nazionale della Resilienza e della Ripresa Italiana, ok? Sarà quello il centro, era già scritto nei vecchi piani. Ma secondo me, prima di 3 anni, col cavolo che avremo la possibilità di usarlo veramente per quello per cui è nata quest'app. Quindi nel frattempo dobbiamo arrangiarci dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo, quindi utilizzare online, l'offline, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi aspettate solo un secondo che questo me lo tengo qua. Altra cosa. Adesso mi ero perso la questione. Sì, che immaginate l'organizzazione di un test come questo, fatto web, fatto online, cercando, no, di invitare tipologie di persone differenti. È complesso la fase preliminare, non tanto l'erogazione del test, che quello veramente ci metto mano io una giornata, lo semplifico un attimo, vi do un template e uno schema esatto di come fare, sono sicuro che lo riuscite a fare. Il problema è la fase preliminare, cioè come recuperare le persone che partecipano al test. Poi c'è la fase post, cioè una volta che mando al fornitore queste informazioni, il fornitore sarà in grado di mettere mano a quel sistema di presentazione delle istanze, di pagamenti, eccetera, rispetto ai risultati del test. In questo momento le software house raramente sono abituate a questo tipo di approccio, ok? Quindi anche qui sono vari step complessi, vari step complessi. Vediamo cosa dice Elisa. È impensabile che noi dipendenti di un piccolo comune riusciamo a fare questi test da soli, 400 abitanti, sia perché non abbiamo mail cittadini, ma soprattutto perché non abbiamo le capacità tecniche necessarie e il tempo per farlo. Mandare un avviso semplice e chiaro, cartone, un valido modo per contattare cittadino e farci rispondere. Ma poi bisogna comunque fare il test, effettivamente. Sì, se la vostra proposta di Agi di farli fare dal gestore sito sarebbe decisamente utile. Sì, quello che ho detto io è il test non è che lo facciamo noi, secondo me nei comuni più piccoli c'è un tipo di test che può essere fatto direttamente, dico da noi e da passare poi a chi vi gestisce il sito internet, a livello tecnologico per sistemare almeno le pecche più gravi, ok? Poi, secondo me si aprirà la possibilità di fare veramente questi test con i cittadini, però è, come si dice in gergo, un bello sbattimento, cioè, sicuramente non è una cosa semplice, non è sicuramente una cosa semplice, ok? Questo ve lo posso assicurare. Adesso vi sto lanciando un secondo sondaggio molto veloce in cui vi sto chiedendo molto semplicemente se il tuo ente sarebbe in grado di valutare, di organizzare i test di usabilità per i servizi online. Quindi sareste in grado di valutare questo? Cioè il tuo ente sarebbe in grado di fare da solo questo tipo di test? Qualcuno mi ha già risposto in chat. Qualcuno spero che mi risponda nel sondaggio in modo tale da fare una percentuale. Ok? Intanto volevo anche trovare l'altro sondaggio, dopo quando l'ho chiuso lo far vedere. Ok, vedo che la maggior parte per ora siamo sul 48% sì, sarebbe in grado di farlo, ma con un supporto esterno. Vedo che qualcuno, un buon 13%, sarebbe in grado di farlo da solo, ci sta. Mi piacerebbe sapere chi ha risposto sì, che dimensione ha più o meno di abitanti. Questo piacerebbe a me, se avete voglia magari di scrivermelo in chat, perché sto proprio valutando l'impatto, proprio perché mi sto facendo portavoce anche per voi verso Agi. Da me queste informazioni servono poi per far capire, voglio dire, non siamo
la potenza della transizione digitale in Italia, però avevamo un centinaio di persone collegate stamattina per più di 2 ore a parlare di questi temi che non sono sicuramente di grandissimo interesse a livello nazionale, nonostante siamo parte del piano triennale. Quindi penso che mi possano dar retta se mando queste informazioni, chiaramente. Vedo Giovanni, 1500 abitanti, beh, bravi, siete sicuramente organizzati, siete riusciti a fare questi test, bravi. E vedo che alla fine il 50% delle persone con un supporto esterno sarebbe in grado di farlo. Roberto mi dice circa 3500 abitanti, infatti me lo aspettavo, e mancano ancora due dei comuni che hanno risposto sì, se hanno voglia di dirmi più o meno gli abitanti che hanno, in modo tale da capire anch'io se non ho fatto male i miei calcoli, perché io ho ipotizzato che sopra i 2500 abitanti sarebbero anche in grado di organizzarlo da soli se hanno comunque del personale interno che si dedica a questa cosa. Vedo che un comune di 1500 abitanti dice che sarebbe in grado, dico cavolo, tanto di cappello, assolutamente. Ok, Pierpaolo mi dice un comune di 14.000, me lo aspetto assolutamente, così come immagino anche Imerio, che non ha risposto qui, ma sono sicuro che sarebbe in grado di gestirlo per il suo comune, che comunque anche lui ha intorno ai 20.000 abitanti. E invece Gerardo mi dice un comune di 800 abitanti sarebbe in grado di farlo. Beh, questo mi sorprende, sono molto felice di questo, perché allora significa che comunque potrebbe essere fattibile, non è così pessima come idea. Va bene, a questo punto direi che chiudo il sondaggio, anzi lo lascio aperto ancora un attimo. Ora, beh, intanto vi ringrazio. Noi teoricamente abbiamo finito, siamo andati parecchio lunghi, però sapevo che sarebbe stata la seconda parte un pochino più complessa. Mi spiace che qualcuno di voi è dovuto scappare, mi ha scritto comunque in privato, ma tanto c'è la registrazione da rivedere. Spero che vi sia stato utile, anche se, ripeto, sono argomenti che sono un po' di nicchia, non vengono affrontati quasi mai, se non mai non ho trovato nessuno che ad oggi avesse affrontato questi tipi di tematiche, eppure sono 3 linee d'azione, cioè non sono tematiche così, sono 3 linee d'azione del piano triennale, quindi cioè sono 3 attività che l'ente deve fare, qualsiasi tipo di ente deve fare, eppure non viene specificato da nessuno e nessuno sa questa cosa. Quindi, per rispondere all'ultima domanda che mi era arrivato, sì, siamo in grado di supportare gli enti, ma non solo rispetto a queste 3 linee d'azione, che vi ripeto, sono importanti, ma comunque sono veramente il 2% delle linee d'azione da portare avanti rispetto al piano triennale. Chi sta portando avanti con me l'affiancamento si è reso conto della differenza tra far da solo questa attività e o seguire anche solo questo corso gratuito e poi farlo da solo, rispetto a prima di darvi le informazioni ho già fatto parte del lavoro io ovviamente i miei ragazzi. Quindi la differenza è proprio qua, cioè il fatto che non è un tipo di affiancamento passivo, cioè vi do delle informazioni e vi arrangiate, è attivo, proattivo, cioè vi dico guardate che ci sono da fare queste cose, fin dove posso me le prendo in carico io e le facciamo io e i miei ragazzi, alcune cose non posso, ad esempio qualcuno di voi lo sa, Elisa piuttosto che altre persone che sono collegate, Laura, che alcune linee d'azione riguardavano il mandare delle PEC ai fornitori mettendoli a conoscenza di alcune tematiche del piano triennale. È ovvio che io vi posso dare l'oggetto della mail, il testo della mail, anche dirvi a quale fornitore mandarlo, ma poi la PEC fisicamente ovviamente la dovete mandare voi, però capite che è già diverso rispetto a mandare avanti in autonomia tutto quanto. Ok? Emilia dice che non è terribile come test, però si ha pochissimo tempo e non si fa solo quello. Anzi, lo so benissimo che il problema è il tempo e le persone. In questo momento sono i due asset che mancano di più della pubblica amministrazione, qui tempo e persone. Competenze di per sé qui non ne servono eccessivamente, cioè non è una questione di competenza massima, è fattibile. Il problema proprio è tempo e persone, motivo per cui anche qui, ve lo ripeto, un affiancamento esterno e quindi farlo con un supporto esterno potrebbe voler dire questo, cioè qualcuno si occupa di tutta l'organizzazione e poi il tempo che voi potreste dedicare è semplicemente quello durante il test o fase preliminare, fase post, pochi minuti, poche ore a disposizione rispetto ad organizzare tutto completamente. Sono comunque d'accordo anche con Filippo che è una questione di organizzazione del lavoro, sì, e a volte non dipende solo dal vostro, ma a cascata degli altri uffici, perché lavoro con pubblica amministrazione in cui su 5-6 persone ce ne sono solo due che lavorano realmente a processi in un certo modo, condividendo informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi
Io vi ringrazio nel frattempo, termino il sondaggio così almeno ce l'abbiamo. Perfetto, e me lo scarico. E a questo punto, io, vabbè, al di là del ringraziarvi di essere stati collegati veramente in così tanto, in così tanti ragazzi, vi saluto e vabbè, faccio salutare anche Gianluca. Che non riesce ad aprire il Ciao a tutti. microfono. Un attimo, devo un attimo organizzarmi. C'era un attimo addormentato. Alla fine dico sempre, Gianluca, ce lo dividiamo il webinar e poi alla fine faccio parlare tipo 30 secondi e poi in realtà vado via per 2 ore che non mi ferma nessuno. Tra l'altro qua ero in ufficio, ho visto gente che è scappata e mi hanno abbandonato, sono andati a pranzo, ma no, proprio lasciato qua facendomi anche dei gestacci dal vetro, come dire, che cacchio, cioè hai ucciso la gente per più di 2 ore, smettila. Va bene, allora io vi ringrazio tanto, vi ricordo che vi mando ovviamente tutta la registrazione, le slide, eccetera, eccetera. Datemi anche un feedback magari via mail se come piattaforma vi è piaciuta rispetto all'altra, se avete trovato difficoltà in qualche modo, perché anche come vedete i test non li facciamo live, gli stessi test di usabilità, cioè se avete trovato delle difficoltà, qualcuno me l'ha scritta prima del webinar, qualcuno so che magari le ha avute durante, qualcuno magari non è riuscito proprio ad entrare, scrivetemi perché ovviamente essendo nuova non la piattaforma ma il nostro utilizzo, io posso sempre migliorare rispetto alle vostre segnalazioni, ma se voi non me lo segnalate io sono abbastanza smart e riesco a gestire tutto molto facilmente. Quindi segnalatemi questo. Quando uscirete dal webinar vi chiederà magari una piccola testimonianza su come l'avete trovato, se avete voglia di lasciarla mi fate un grosso favore perché serve sempre per migliorare appunto questi tipi di percorsi. Quindi detto questo, penso che abbiamo affrontato tutti gli argomenti. Vi ringrazio, vi saluto, chiudo la registrazione e poi ci sentiamo via mail con tutte le informazioni. Vi ricordo appunto che potete sempre prenotare con me una 30 minuti se avete dei vari dubbi, in modo tale che con una telefonata ci sentiamo e li chiariamo in un attimo. Ok? Ringrazio, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. L'ultima cosa che volevo dirvi, sto preparando. Questa è l'ultima cosa che vi devo dire. Sto preparando un webinar, probabilmente lo farò fra 2 settimane, perché settimana prossima l'avvocato Ramello mi ha bloccato martedì la data per parlare di consiglieri comunali e privacy. Secondo me viene fuori un webinar pazzesco. Io sarò di supporto all'avvocato che ha tirato fuori delle slide pazzesche. Quindi nel caso vi è arrivata la comunicazione per partecipare, se non ce l'avete, ditemelo pure che ve la rimando. Comunque sarà un webinar pazzesco perché quante volte avete chiesto come gestire la privacy con gli amministratori comunali, quindi consiglieri che vogliono avere accesso a tutto, non sappiamo mai se possiamo darglielo, se hanno diritto o non hanno diritto, se esagerano con le richieste, eccetera. Qui parleremo soprattutto di questo settimana prossima. E sto organizzando tra 2 settimane invece un webinar esplicativo sul piano nazionale della ripresa della resilienza, ok? Analizzandolo punto punto, ovviamente per la parte legata alla pubblica amministrazione insieme alla riforma della pubblica amministrazione, ok? Quindi seguiteci, scrivetemi e partecipate ai webinar che tanto sono gratuiti, quindi siamo qua. Vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi.